Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Bentrovato, gradito pubblico. E di Ale. Ciao ragazzi. Allora, gradito pubblico, è la puntata numero 190 del DBC. Ci avviciniamo al super eventone di quest'estate che vedrà la 200esima puntata. Incredibile. Parte sembra ieri che siamo partiti. Alla Mario Canello. All'orchestra, sì. Mario Canello, meno 10, 9, 8. Speriamo ragazzi di non essere più in remoto, ma di essere tutti insieme ovviamente a fare questa puntata, che sarà doppia, forse sì, forse che no, non si sa. Forse anche tripla magari. Va bene tutto, Mac, non è che possiamo forse celebrare. Forse tipo in diretta al Polo Nerd. Allora me. Banda, io ti dico solo che oggi mi ha scritto il dottor Polo Nerd. Proprio sì, lui si chiama Polo di nome e Nerd di cognome. Certo. E lui mi ha detto che stanno pensando a organizzare la riapertura, perché tecnicamente loro adesso, avendo dei posti esterni, mi pare, potrebbero già aprire, però il problema è che il grosso è dentro. E quindi certo. bisogna essere molto attenti da quel punto di vista lì, ma diciamo che le speranze di poter essere quest'estate un weekend in Umbria a fare l'inaugurazione del Polo Nerd / festa col DBC / DBC Day, chiamiamolo così, / hack and slash, che meraviglia, esatto, non sono più zero, sono tipo un pochettino, diciamo che le nostre stock si stanno un po' alzando, insomma, non quanto quelle di, come era, di Blockbuster, no? GameStop, scusa. Non è GameStop, però dai, diciamo che non è più così misera la situazione. Non ci fanno non è più così male, dai. Insomma, ok. Esatto, e quindi ragazzi, episodio 190, anche oggi è un sacco di giochi e avventure, però prima ovviamente come sempre alcuni ringraziamenti, alcune piccole chicche che sono uscite durante questa settimana, le diciamo un po' anche dentro lo zufolo. Però prima dello zufolo io volevo salutare il mitico Francesco Giovo, che ci ha scritto una mail stupenda, chiaramente un po' lunga e ovviamente andrebbe discussa in un episodio quasi a parte, però sostanzialmente il mitico Francesco ci ha donato un print and play di un gioco da fare per decidere che gioco fare quando ci troviamo. Quindi Francesco, grazie mille, sei il numero uno. Io mi sono letto un po' le regole di questo giochino e praticamente è un modo per incrociare i flussi e capire che gioco fare quando ci troviamo. Detto questo, Francesco, lo proveremo. Sì, diciamo che le nostre preferenze di gioco, possiamo trovarci abbastanza poco, purtroppo, perché gli impegni e le restrizioni sono quelle che sono, e B, solitamente il gioco è deciso in anticipo per poter, diciamo, poi essere presentato degnamente in puntata, e quindi ovviamente non abbiamo questa grandissima libertà di scelta che ci troviamo, diciamo, cosa facciamo stasera? Oh, no, di solito è tutto programmato, però grazie mille, comunque idolo delle masse. Bene, adesso io passerei allo zufolo, ragazzi, poi andiamo un po' a presentare invece quelli che sono i nostri interventi nella seconda parte dell'episodio di oggi. 3, ma che sono impaziente. Zufoliamo tutti quanti, ragazzi, oggi, anche oggi, Dunwich Buyers Club è sponsorizzato dal sito magicmerchant.it e come sempre vi portiamo un 15% di sconto con codice DBC15 da inserire all'atto dell'acquisto. Che cosa è passibile di DBC15 questa settimana? Dici, caro Jack. Lo diciamo subito e poi andiamo, e poi cazzeggiamo alla grandissima, ve lo dico, per 10 minuti. Allora, la categoria è Bundle, che per chi non lo sapesse sono quelle offerte che Magic Merchant fa mettendo insieme il gioco lotti. Base più lotti in italiano, il gioco base Mucetti. Più bustine, accessori, non so, falangi delle dita degli impiegati che si comportano male e mettono tutto insieme in questi pacchettini che di solito non sono tipo i cesti di Natale, primo prezzo, Jack. Tipo i cesti di Natale.
Esatto, quelli con il vino scadente, il cioccolato, esatto, di plastica. C'è il torrone, beh, quello ovviamente dell'anno prima, e c'è una copia di, che ne so, di un gioco di Freedom Freeze dentro. Esatto, e ovviamente della sua fase brutta, esatto. Ricordiamo, la fase brutta Fallium. Di Freedom. E invece ragazzi, Magic Merchant lo fa con dei giochi assolutamente premium e con degli accessori che sono sicuramente parte integrante dell'esperienza. Allora, Ale potrebbe avere dei piccoli problemi di linea, quindi se ogni tanto non vi tornano le sue risposte è perché sta rispondendo alle domande di prima, vero Ale? Sì, ho diversi problemi di connessione stasera e infatti non so come arriverò in fondo, cioè è sempre peggio. Spero che mi attivino al più presto l'altra linea, perché così è infattibile. Sì, Ale, mi ricordo che 2-3 settimane fa ti sembrava di vederti in HD, sembrava di vedere un documentario su Travel XP. Cioè, sì, non no, so. È vero, è vero. Purtroppo. Comunque, facciamo così, ragazzi. Sì, Ale, c'è tutto bloccato, quindi va così. Ok. Quindi se c'è qualche, diciamo, dissonanza, non è perché abbiamo sbagliato noi, ma perché c'è purtroppo tenterò qualche difficoltà di linea. Tenterò di notare poi in montaggio, così sembro strano, però almeno è ascoltabile. Ottimo. Grande Ale. Prendi esempio, allora, prendi esempio Twin Peaks con la stanza rossa, Ale, quando la gente parla al contrario. Sì. Secondo esatto, me esatto. Benvenuti al Dubito. Ok, allora, anche dopo questa piccola parentesi, ragazzi, che dire? Questa settimana io vi cito alcune uscite perché sono arrivati un sacco di alcuni preordini veramente importanti sul sito magicmerchant.it. Io, per carità, noi ovviamente abbiamo questa collaborazione, poi voi fate quello che volete, però c'è un, diciamo, come dire, una specie di all-star game pronto per voi sulla pagina, la copertina di Magic Merchant, perché abbiamo innanzitutto, ragazzi, Black Rose Wars in italiano a luglio. È finita la tragedia di non avere questo gioco in italiano perché aveva alcuni un po' di problemi con l'inglese era assolutamente ingiocabile, e invece da quest'estate si potrà fare, quindi si chiamerà Nera Rosa Guerre praticamente. Esatto, ecco, bravo Banda. Chiaramente... poi vabbè, di Jaws of the Lion in uscita a fine anno per Asmodee abbiamo già parlato settimana scorsa, viva viva tutto. Descent seconda edizione in uscita, aspetta ti dico Mac, no, so che tu stai seguendo edizione. Terza edizione. Scusami, hai ragione, terza edizione, non, anche qui non proprio un primo prezzo di giochino, no, per niente. annunciato come agosto 2021, corrisponde. Speriamo. Penso alle vostre informazioni. Quello che sappiamo è più o meno quello che sanno tutti, perché ovviamente il titolo è talmente tanto atteso che non appena c'è anche la pur minima news la gente si scatena. E adesso di interessante posso dire che però la Fantasy Flight sta facendo una serie di post sia su Facebook che, se non sbaglio, poi riportati sul suo sito, dove analizza un po' alcuni elementi del gioco, presenta i personaggi, presenta alcuni mob e così via, e appunto fa una specie di piccolo designer diaries dove spiega un po' di dettagli, ma in realtà non si sa ancora così tanto, bisogna dire questo. Però so che, non l'ho ancora visto, ma so che è uscito un gameplay, un playthrough, almeno un inizio di un playthrough abbastanza interessante, dove presentano proprio un po' di ciccia del gioco, però ammetto che non ho ancora avuto modo di approfondire. Comunque titolo molto atteso, ecco sicuramente. E tra l'altro c'è un altro pre-order invece molto più vicino, che è maggio 2021, ed è Red Rising, di cui parla Banda questa settimana. E altro prodotto della premiata collaborazione Stonemaier-Genos, una coppiata che ha portato in italiano giochi come, vi ricorderete per loro, come per giochi come Wingspan, Tapestry, Side, quindi Euphoria. Ragazzi, questo sapete benissimo, è uno delle collaborazioni che di più grande successo all'interno del panorama editoriale italiano. L'uscita imminente anche di Dune Imperium, perché per tutti quelli che vogliono entrare a piene mani e a pieni piedi, non so se si dica, ma va bene lo stesso, dentro l'atmosfera di Dune, Jack. Dentro l'atmosfera di Dune del film, c'è questo gioco di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti,
Beh, Banda dice sì, più o meno, perché effettivamente il gioco gran non è proprio gioco, super tematico. È un bel gioco, ma tematicamente non ci siamo mica tanto. Abbiamo comunque usato un po' tanto scotch, comunque, diciamo, per attaccare. Sì, come piazzamento lavoratori ci siamo proprio, un bel gioco, sì. Ok, sicuramente un po' con un misto anche di ovviamente di deck building, e poi c'è anche Maharaja, che è una riedizione di un gioco della premiatissima ditta Kiesling Kramer, spero di averli detti giusti, aspetta che controllo un attimo, è sì, un vecchio sì. Classico anche se in maggioranze. Come? Roba da te, Jack? Dopo che hai roba giocato all'Ambra sì. E tutti i classici. Beh, io, no, perché io sono un fanboy di Kiesling e di Kiesling, ricordiamo che è l'autore di Azul e Kramer è l'autore del mitticissimo Glenmore, che è uno dei miei giochi preferiti. Nonché boss finale di Fatal Fury, che in realtà esatto. Dopo aver abbandonato le arti marziali si è dato ai giochi da tavolo. Ha raggiunto una certa età per cui non poteva più essere performante, non poteva più tenere botta contro i fratelli esatto, Bogart contro i fratelli no, Bogart do, ha deciso di ai giochi da tavolo, si è reschinnato autore di giochi da tavolo, un commento che si commenta da solo. Ma ultima cosa che vi segnalo prima di chiudere, aspetta che qua si sta inchiodando tutto, benissimo, perfetto, fantastico, qua. Sì, allora la versione super deluxe con tutto, tuttissimo di Clash of Culture, cosiddetta Monumental Edition, che secondo il dottor Merchant era scritto disponibile ad aprile 2021 e come dire, siamo a maggio, però forse è il calendario etiope, quello che fa 13 mesi ogni anno, e quindi forse è il calendario loro aprile non è il nostro. 8 giorni della settimana. Già. Esatto. Comunque, vabbè ragazzi, per chi ama ovviamente le miniature su mappa e i giochi di civilizzazione, diciamo che questo è il grande contender, la versione più, secondo me, un po' più da tavolo vera e propria rispetto al classico Civilization di Meyer, non mi ricordo il nome, banda di Sid Meier, scusate, no, Sid Meier. È un gioco anche qui molto costoso, molto impegnativo, però ovviamente qui il genere è quello, per dire per chi non lo conoscesse. È un 4X, quindi ci si espande, ci si evolve, si combatte, si esplora, tantissimo, si esplora, si combatte. Non è come dici tu, Jack, un Civ game? Non proprio, perché questo proprio c'è la mappa, ci sono i dudes, cioè ci sono le miniature, si va in giro, è più un Eclipse. È più un Eclipse con però tutto il fattore di civilizzazione, partendo credo dall'età della pietra, insomma io non sono esattamente versatissimo in questo gioco. Mi piacerebbe fare una bella giornata dedicata a Clash of Cultures, perché il gioco mi intriga, ovviamente essendo io un appassionato più in realtà dei giochi di civilizzazione che dei 4X, però questo diciamo che almeno metà della sua anima mi fa proprio gola. Però insomma io diciamo sono più da Nations, TTA, Golden Age, Historia, sì, sì, eccetera, quelli lì me li sono fatti tutti, perché come sapete il Duzana Map proprio a me non piacciono molto, però diciamo che questa è un'occasione per chi ovviamente, e so che ci sono tanti, amano fare i giochi di civilizzazione sulla mappa con tanta guerra, tanto confronto, probabilmente anche tanta diplomazia, tanti dudes. Questa potrebbe essere una bella occasione. E quindi ragazzi, questo direi che vi abbiamo dato un po' un quadro di quello che troverete sulla vetrina di Magic Merchant, perché sono secondo me una serie di bei titoli veramente importanti. E adesso invece andiamo con un paio di note di colore. Per esempio saprete dopo averci sentito che è arrivato il momento della gran finale della Geek Madness di Board Game Geek. Che cos'è la Geek Madness? È un mega torneo in cui prendono praticamente i primi 70-80 giochi alla fine. Molti di più, perché adesso prendono di più, prendono i primi l'anno scorso erano i primi 50 automaticamente della. Ecco, scusa, è giusto, i primi 50 sono già il tabellone. E poi esatto. Ne venivano votati altri, un'altra barca in base ai voti della community. Esatto, e vengono messi in un tabellone tipo tennis e voi, ovviamente sì, gli utenti di Board Game Geek votano il loro preferito per ogni accoppiamento e alla fine, dopo una enorme
quanti sono 6 turni di eliminazione diretta, si arriva alla finalona di quest'anno, che sarà Terraforming Mars contro i Castelli della Borgogna, che è un po' come dire Ezio Greggio contro Marilyn Manson, però insomma diciamo che sappiamo già chi vince, più o meno, almeno lo stesso che ha vinto gli ultimi 2 anni. Beh, sì, no spoiler. Vince il gioco, vince effettivamente, per una volta vince il gioco veramente migliore, cioè secondo me vince Terraforming. No. No, vabbè, io sono assolutamente team Castelli e Borgogna, anche se mi piacerebbe vedere qualcosa di un po' più nuovo comparire in finale, chiaramente. Aspetta, perché però, tra l'altro c'è la finale terzo quarto posto, che sarà Ticket to Ride contro Carcassonne. Al momento no, no bro, è Pandemic, è arrivato in semifinale, sai, prova a controllare. Sono, sì, secondo me Pandemic contro i semifinalisti perdenti sono stati la serie Pandemic, perché alcuni giochi vengono raggruppati in serie e votati come tali. E sì. L'altra semifinale è stata Wingspan contro Terraforming Mars e ha perso Wingspan. Wingspan, sì. No, ma il punto è che loro fanno sempre, in questo turno, fanno le due semifinali, appunto Pandemic che perde contro Borgogna e quindi arrivano in finale Terraforming e Burgundy. Però ti mettono anche le sfide per le altre, diciamo, le altre partite, quindi c'era Ticket to Ride contro Spirit Island e Great Western Trail conferma contro Carcassonne. In pratica si continua a votare anche tra gli esclusi, continuate a votare per dare poi alla fine una sorta di proprio classifica, cosa che per chi mastica un po' di tornei ad eliminazione diretta non si può fare, perché ovviamente, non so, hai 4 eliminati ai quarti di finale e come fare a metterli, diciamo, in ordine. C'è anche questo modo, quindi se volete divertirvi un po', perché questo è lo scopo di questo gioco, è divertirsi, vedere ovviamente i propri giochi preferiti, andare avanti, eccetera, eccetera. E constatare che Terraforming è un gioco fighissimo, chiaramente, oltre al divertimento. Su quello niente da dire. C'è la parte di piacere, che è votare gli altri giochi, dopo c'è la parte di, insomma, dovere che è votare per Terraforming. Certo, io l'ho votato, stare sempre con i vincenti è comodo, del resto. Io l'ho votato contro ogni turno, non è servito. Maledetto. Anche io. No, cioè, no, in realtà, forse, uccelli, forse no. Non, contro gli uccelli hai votato. Contro Wingspan non mi ricordo. Quella è una crociata giusta e doverosa, secondo astenuto. Me. Ecco, tu Ale, sei Team Borgogna o Team Terraforming? Tu che te stai in silenzio facendoti scudo con la tua connessione. Grande. Team Terraforming tutta la vita. Cioè, Borgogna bello, per carità, però Terraforming secondo me è superiore. Va bene. Per quello che riguarda il gioco moderno, poi potremmo aprire un dibattito da Agricola Caverna, quindi lasciamo senza stare. Fine, no, esatto. Ragazzi, comunque oggi non so, voi evidentemente non so se avete ascoltato il mio intervento di settimana scorsa sulla festa per Odino, ho fatto il finalone, quello proprio la provocazione dell'artista, in cui ho fatto, perché alla fine la risposta alla nosa domanda è meglio Agricola o Caverna, la risposta potrebbe benissimo essere il migliore, la festa per Odino. E quindi questo ho messo lì hai ricevuto messaggi in privato di gente che ti chiedeva lumi, no, a riguardo. Perché secondo me nessuno ha delle buste con i proiettili fino a no, perché secondo me o sono tutti d'accordo oppure nessuno è arrivato in fondo al mio intervento. No, però vabbè ragazzi, festa per Odino onestamente è uno dei giochi nell'esperienza proprio puramente euro, molto meccanica, molto di ragionamento e gestione, è stato veramente uno dei più belli che ho fatto negli ultimi 2-3 anni, senza dubbio. E di Rosenberg sicuramente è il più bello da quando ho iniziato a giocare Agricola 8-9 anni fa, che abbiamo fatto stannata di Agricola allucinante, e poi bellissimo Patchwork, bellissimo cava contro cava. Dai, fai il tuo simboletto, fai il tuo gesto di cava contro cava, eccolo lì. Però questo è veramente, veramente un mostro, cioè è fighissimo. Dai, chiudiamo lo zufolo, ragazzi, e poi andiamo a raccontarci un po' quello che ci aspetta nella seconda parte di questo episodio. 3, 2, 1. Zufolo! Ecco, come avrete capito, ormai lo zufolo è una scusa per parlare di qualsiasi cosa, oltre che ovviamente del DBC15, che ricordiamo questa settimana si applica alla categoria Bundle,
Allora, iniziamo con ovviamente banda, con i lanci dei nostri interventi della seconda parte di episodio, quindi Red Rising, banda, a te. Sì, beh, mi sono fatto il premium su Tabletopia per poterlo giocare insieme a Bullet della Level 99, perché effettivamente è un prodotto che aspettavo con ansia, in quanto è un prodotto di carte che è ricavato dalla meccanica di Lost Cities di Knizia, che è prodotto dalla Stonemaier, con dei componenti da paura, perché sono 112 carte, un mazzo da 112 carte con tutti i protagonisti della serie distopica Red Rising, omonima del gioco, scritta da Pierce Brown. È una serie che ovviamente a livello narrativo non toccherei neanche coi guantoni da box, però ammetto che, essendomi sempre piaciuto appunto la meccanica di Lost Cities e avendo questo gioco 112 carte completamente diverse l'una dall'altra, con un nome proprio, un personaggio, un colore, un numero, eccetera eccetera, tutte diverse, e sempre con una meccanica semplice del tipo gioco una carta, pesco una carta, e effettivamente non potevo farmelo scappare, e quindi vi darò un po' di dettagli su questo prodotto che è stato annunciato da Genos in italiano il mese scorso e che in teoria dovrebbe arrivare entro fine maggio. Ecco, tenetevi forte, perché ovviamente questo, come tutti i prodotti Stonemaier, sarà fonte di per motivi insomma di qualità prezzo, sarà sicuramente fonte di errante discussioni come fu Tapestry, perché il prodotto ti dà una certa cosa, però essendo i componenti chiaramente overprodotti, ragazzi, ma dovreste vedere le carte dei gold, sono una roba che neanche Magic ai tempi d'oro aveva, costerà sicuramente più magari di quello che ti può dare. Beh, ti posso di dire, guarda, il dottor Merchant dice 39,89. Ma dai, no, onestà, ma devo dire, poteva essere molto peggio. Vabbè, rispetto alle polemicone dei tempi di Tapestry, sì, è chiaro che terracotte. È chiaro, bro, sì. Che però se tu mi dici 40 bombe per 112 carte, dico in realtà tutti i componenti, la plancia di gioco, i token, tutto è veramente fatto, perlomeno c'è la plancia, dai. No, è fatto veramente molto bene, quindi in realtà come prezzo mi sembra anche piuttosto onesto. Per quanto riguarda la descrizione del gioco, vi rimando all'intervento. Super. Non ci sono scorciatoie, bisogna ascoltare gli interventi dall'inizio alla fine possibilmente. Esatto. Tranne la festa per Odino, che siete arrivati a metà e siete andati tutti quanti a comprarlo subito. Solo che online non c'è. Sono andati dai bagarini. Allora, sono andati dai bagarini. Mac, tu hai qui possiamo anche dire un po' la nostra, perché siamo riusciti incredibilmente a trovarci a giocarlo. Sì, Cool City, nuovo dungeon crawler di casa Games Workshop. Mac, esatto. Se vuoi presentare brevemente, poi. Sì, dopo la preview sostanzialmente tutta dedicata al background di questo nuovo episodio di Warhammer Quest, appunto Cursed City, l'ho farmato per varie settimane, l'ho fatta nell'episodio 181, ecco, a quasi un paio di mesi di distanza arrivo finalmente a fare l'intervento vero e proprio, dopo averlo provato e con i miei compari e soprattutto in solo per ovvi motivi di tempistiche. E quindi sì, diciamo che è un prodotto che fin dal lancio, anche per questioni proprio pratiche di come la GW ha gestito la diffusione della scatola del gioco, è stato pieno di luci ed ombre, e devo dire che l'esperienza sarà che un po' era da un po' che ci mancava di fare un titolo del genere in compagnia. È stata una delle pochissime volte in cui siamo rocambolescamente riusciti a trovarci insieme per provare qualcosa, e allora l'esperienza è stata comunque positiva. Nonostante questo, ci sono sicuramente delle ombre appunto su questo titolo, che poi andrò a sviscerare con più dettaglio nell'intervento vero e proprio. E però devo dire che comunque da un punto di vista di feeling, l'approcciarsi nuovamente a un prodotto di Warhammer Quest con ambientazione fantasy, e soprattutto con questa ambientazione fantasy in particolare, che è piuttosto, nonostante faccia parte della nuova serie GW, quindi Age of Sigmar, è ambientato in un setting di Age of Sigmar particolarmente affine a quello che era il glorioso Mordheim come feeling, ecco, parlo sempre. Devo dire che sicuramente ci sono vari fattori che hanno giocato a favore, ecco, di questo titolo per farmelo piacere
piacere, oltre al fatto delle stupende miniature di casa GV. E detto questo, lascio più che altro la parola ai miei compari, visto che abbiamo potuto provarlo insieme, anche perché poi io ne parlerò abbondantemente nel mio intervento, ecco. Ale, a.k.a. Bruttog, vuoi... Bruttog è il personaggio che utilizzavo inizia partita. E allora la cosa che mi è piaciuta di più di quella partita è stata il mio personaggio. Quindi partiamo da questo inciso. È un gioco, Cursed City è esattamente quello che ci si aspetta da un gioco della GV, cioè un gioco che su cui non hai il minimo controllo, in cui il dado comanda ogni singolo momento e che nonostante sia brutale, ingiusto e tutto quello che vuoi, alla fine c'è un fascino suo che emerge durante la partita in modo abbastanza preponderante. Ovvio, ci sono decine di giochi dungeon crawler che regalano esperienze più moderne, più neat, più anche appassionanti. Questo deve essere preso esattamente per quello che è, un gioco della GV, e credo che sia sufficiente come... Direi che Ale ha riassunto perfettamente quello che è un po' spoilerato. Il fil rouge di un po' tutta la discussione, però sì, sarà interessante andare un po' più a fondo di alcuni aspetti, ma comunque di fatto è... E comunque è brutto che top PG. Sì, beh, ecco, brutto decisamente. È rotto, proprio rotto, sì, dall'inizio alla fine, dal primo turno della prima partita fino alla fine, un personaggio. Infatti quando Ale non è potuto venire per il proseguo delle avventure, abbiamo usato Bruttog senza Ale, ma lo usavamo noi, lo mandavamo in giro, in realtà era lui che usava noi. Esatto. Jack, è stato quello. Esatto. Il discorso, cioè, lui ci portava in giro mentre noi facevamo altre piccole cose. Banda, volevi dire la tua? Sì, volevi dire qualcosa? Per quanto mi riguarda, io invece ho usato il personaggio opposto a Bruttog, che è un ogre. Ho usato praticamente il Glass Cannon, Bellog, che è l'elfo silvano, il Legolas della situazione, quindi pochi HP, poca vitalità, però tira frecce a manetta. Al di là della sfiga ai dadi che ho, che è indipendente da Cursed City, proprio il mezzo sì, dadi purtroppo non è a mio favore, devo dire che, ragazzi, Cursed City secondo me si configura perfettamente all'interno dei giochi, dell'insieme dei giochi di GV, cioè giochi che ti raccontano sia quando vanno bene che quando vanno male una storia che tu puoi raccontare agli amici, cioè puoi raccontargli le tue gesta di Cursed City anche se sono andate malissimo, perché ci sono un sacco di tabelle, di eventi, di cose che capitano che sono totalmente narrative e dipendono esclusivamente dal lancio di un dado da 12. Quindi tu a fine serata, al di là delle tue performance personali, comunque ti sei portato a casa una storia di base assurda, perché sei in una città maledetta in cui ci sono gli zombie, in cui ci sono i non morti, in cui ci sono i lupi mannari, i vampiri, eccetera, e in cui te ne sono successi di tutti i colori, ma specialmente fuori turno, cioè quando tu non hai minimamente il controllo. Sono cose che capitano, tipico dei giochi GV, e questo fattore, c'è poco da fare, è un po' all in, cioè o lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo. Io ho avuto delle serate particolarmente sfortunate, ma veramente al limite della sfortuna da della fluttuazione statistica, bro. E invece, e invece ho avuto delle serate grazie al fatto che tiravo i dadi con un'app elettronica, ci tengo a dirlo perché sono sincero. Sì, ragazzi, io sono stato testimone di queste cose assurde, dove Banda ha fatto un tiro. Ha fatto, cos'erano, Banda? 6 tiri di dado da 12? No, praticamente è successo così. Senza fare neanche sessioni, un successo. Ho tirato una ventina di dadi da 8 che avevano il 50% di probabilità di fare successi, ok? In una ventina di dadi da 8 ho fatto 2 successi. Sì, ho detto, quando okay, ragazzi, dovevi salvare te, ma quando dovevi attaccare gli altri continuava, esatto, a fare successi. No, chiaramente. No, in realtà io tiravo il dadi dei mostri perché facevo insuccessi anche quel dadi dei mostri, perché la sfortuna in realtà era abbastanza coerente da questo punto di vista. Al che ho preso, Jack, come forse faccio... ti stai riferendo a quando avete fatto tirare a me i dadi, ho fatto triplo, esatto, critico per i mostri. Ma, allora, come ho fatto con i giochi di ruolo, quando faccio come giochi di ruolo, mi sono scaricato un'app per tirare i dadi, e da lì in poi le mie statistiche si sono normalizzate. A volte fallivo, a volte perfettamente in media. Insomma, l'elfo effettivamente è un bel personaggio, però, come dicevo a Mac dopo la prima sessione, uno guarda i giochi GV e siccome c'è una componente di alea mostruosa,
pensa che siano tutti dei giochi ignoranti da affrontare un po' a muso duro, del tipo ma sì, la vola spacca. In realtà, proprio perché l'alea è veramente molto molto pesante, sono giochi che in realtà sono meno stupidi di quello che sembrano, perché bisogna sempre studiarseli prima e capire come massimizzare la resa del proprio personaggio per non morire male al secondo turno. Io ovviamente la prima partita non ho fatto questa cosa e ho fatto la fine del topo. Poi ho capito come andava giocato quel personaggio, che è molto forte ma molto fragile, e ho avuto effettivamente un sacco di soddisfazioni. Nel complesso, Cursed City, per quanto mi riguarda, si colloca esattamente come Blackstone Fortress, quindi un gioco dal background incredibile, iper evocativo, con miniature super, componenti super, però ovviamente a livello di regolamento siamo nella media GV, cioè se ti piace scritto quel male. Tipo... Sì, cioè se ti piace quel tipo di gioco, bene, ne avrai solo di guadagnato, se no difficile che questo titolo ti convinca che la GV fa dei buoni prodotti, ecco tutto qua. A me personalmente è piaciuto molto. Comunque io ho trovato degli elementi abbastanza originali, come il fatto di esaltare il proprio personaggio a metà sessione e il modo in cui si gestiscono i dadi, abbastanza figo, il fatto che quando sei ferito sei sempre più nella merda alla Perdition's Mouth, che secondo me rimane un prodotto epico da quel punto di vista lì. In quel senso lì, sì, sicuramente. Sì, e ovviamente ambientazione super, materiali fighissimi. E l'unica cosa, ho trovato le carte solo testo sono un po' pesanti dopo un po', cioè sì, mancavano sì, un po' di illustrazioni qua e là, cioè diciamo che a parte l'ergonomia non c'è veramente nient'altro di grafico, tutto per la scultura delle miniature, per il resto di nient'altro di grafico. Sì, sì, vedete un sacco di componenti che sono pieni di scritte, ma in realtà ci sono una serie di elementi che secondo me sarebbero potuti essere risolti in maniera migliore da un punto di vista ergonomico. È che, come diceva Banda, cioè il pacchetto di GV ormai è un po' quello, e credo anche, ma non so, forse per i limiti autoimposti, che loro tendano un po' a ripercorrere sempre la stessa strada, e anche cercando di innovare veramente proprio il minimo necessario. È una scelta, e io in effetti non sono d'accordo con molte cose, con molte scelte proprio pratiche che hanno fatto in questo gioco, ma appunto ne parlo poi nell'intervento. Mac, posso fare dopo un micro rant su una singola cosa veramente nerd? Sì, sì, dopo. Certo, fallo pure subito. Tanto il micro rant va anche in questo caso alla linea di vista, le regole sulla line of sight sono, no, vabbè, ma non è l'unica cosa folle. No, beh, allora ovviamente è un argomento mega nerd. Comunque, ragazzi, chiunque giochi con gli skirmish, con i giochi tipo Mordheim, quei dungeon crawler eccetera, sa che c'è questa croce ogni volta, ci sono delle regole sempre più, ma c'erano anche queste regole, c'erano, se non erro, anche in Assalto Imperiale, insomma. Ci sono delle regole assurde sulla linea di vista, e secondo me in Cursed City loro hanno fatto delle scelte che le rendono ancora più assurde. Cioè abbiamo avuto delle scene allucinanti in cui in delle stanze a L la gente riusciva a colpirsi pur non avendo minimamente una casella in linea di vista, perché le regole lo permettevano. E io vado, cosa... cioè, mi rendo conto di quanto geniali sono stati Rob Davio con Unmatched e Martin Wallace con Wildlands per aver risolto una volta per tutte in maniera ma non hanno una griglia lì, però bro, è molto diverso, è quella cosa diversa, ragazzi, sì. Peggio, in Wildlands voi avete 42 caselle completamente una diversa dall'altra, so. E loro, ma c'è molto meno casino, bro, secondo me è completamente diverso. È stato Tannhauser, perché da là che è stato elaborato il sistema, che è stato elaborato il sistema per la linea di vista. Io purtroppo ho perso quello di Unmatched, è vero. Sì, però ragazzi, quello lì è un sistema che non lascia adito a interpretazioni, non c'è la storia. Quello è un tabellone che qua c'è gente che spona, gente che arriva, gente che si toglie, cioè è tutto, è molto molto più difficile. Ciò non toglie che si è fatto male questa cosa della linea di vista, non è che si è fatta male, perché è funzionale, è delirante in questa City, è effettivamente delirante, siccome so che anche Beck va fuori di testa per ste robe, non siamo ai livelli dello sdoppiamento della gente di Zombicide, che quello era veramente incredibile.
la partenogenesi degli zombie. Comunque quella di Assalto Imperiale a me era sempre piaciuta. Ma secondo me era quella che funzionava meglio, a livello di dungeon crawler puro. Cioè, secondo me funzionava bene. Con cioè, i due tu... angoli, con i minimo due angoli che dovevano avere. Esatto. Ok, allora Ale, passiamo invece a te, perché parli di un gioco sulla bocca veramente di tutti. È un gioco che in questo momento, al momento in cui parliamo, è al numero uno della hotness di Board Game Geek. Per chi non lo sapesse, è la classifica dei giochi più discussi, più cliccati, diciamo, al momento. Ecco, e sto parlando... lo sapevo, pensa Jack. È il numero uno, Ale. Quindi... Ma hai visto perché ne ho parli controllato tu? Adesso. My Father's Work, esatto. Gioco. Gioco della Renegade Game Studios, che vedrà terminare la sua campagna Kickstarter il 14 maggio, quindi avete ancora tempo, eventualmente se dopo il mio intervento avrete voglia di pledgearlo. Ecco, è un gioco di piazzamento lavoratori, un Eurogame essenzialmente, che vi vede nei panni di un diciamo di un figlio d'arte di uno scienziato pazzo che, messo le mani sul diario del padre, scopre di aver ereditato anche la tenuta presso un villaggio non meglio precisato, credo nel Midwest americano, un po' alla il caso di Charles Dexter Ward, ok, di Lovecraft, o di Frederick Frankenstein. Quindi sì, dovete un po' immedesimarvi in questa tipologia di scienziato che, ripresi gli esperimenti del padre, si trova, diciamo, a combattere in un precario equilibrio fra essere considerato un mostro e vedere le orde di villici che praticamente portano l'assalto alla vostra tenuta armati di forconi e torce. È un gioco fortemente incentrato anche sulla parte narrativa, perché nonostante sia un Eurogame, è un gioco app driven, quindi gestito tutto da un'app che viva i giochi scelte, che abbattono le barriere classiche, scusate, che, sì, praticamente che attraverso l'applicazione consente di creare, di ripetere scenari e avere combinazioni sempre diverse. Approfondirò la cosa durante ovviamente l'intervento, però sappiate che al netto di una durata esagerata, 2-3 ore, però potete salvare, sì. E solo 3 scenari, quindi è da giocare in più serate essenzialmente. Al netto di questo, sembra essere la next big thing su Kickstarter di questo periodo. Allora, ti dico solo, Ale, che siamo a 356.000 euro su 8.000 di obiettivo. 8.000 sì, di obiettivo, no, Ale, cosa c'è? Cioè, baracconata di regime, scusa, sì, perché mettono 8.000 euro di obiettivo, Ale? Perché così puoi mettere la graffichetta scritto founded in 3 minuti, perché poi diventa una cavalcata gli stretch goal. Probabilmente se si fosse fermato a 50.000 avrebbero terminato la campagna dicendo miglioreremo, però sì, è ovviamente un'operazione puramente psicologica, ok, di corsa allo stretch goal, tutto lì. Bene, a proposito di Kickstarter, io dico, apprezzo molto comunque ad esempio Descent, i prodotti che sono chiaramente figli di una normale produzione commerciale ed editoriale e che escono come dovrebbero fare per tutto il pubblico in normale retail, piuttosto che gente che fa prodotti assurdi su Kickstarter e che non hanno alcuna ragione di finire su Kickstarter. Tipo Marvel United, Jack. Esatto. Beh, vedi tu. Beh, ma posso dire, anche la Renegade Studio non è proprio, cioè, esatto, non è che sono degli scappati di casa che avevano bisogno di Kickstarter per fare questo gioco qua, cioè, boh, vabbè, io sono un po' scettico, però vabbè, il prodotto comunque sicuramente c'è, io mi sono lumato a bomba e non vedo l'ora di sentire l'intervento di Ale, perché secondo me questo qui è un prodotto che farà felici tanti che come me seguono giochi che sono un po' diversi dallo stereotipo classico. E allora, io invece, ragazzi, per chiudere l'episodio vi parlerò di un vecchio gioco, perché purtroppo sto lavorando ad alcuni progetti, non avevo pronto nessun intervento e ve lo dico con molta onestà, stavo cercando nell'internet su di cosa parlare, di giochi pre-DBC quindi pre-2017 che mi erano piaciuti, bla bla bla, e ho visto, mi sono imbattuto in un video del mitico Will Wheaton, che era Tabletop, in cui
si giocava, Will Wheaton invitava un po' di persone a giocare nel suo, praticamente nel suo tavolone gigante con lo studio tutto fighissimo, e Will Wheaton giocò, ormai è la puntata deve essere di 4 anni fa, e giocò a Tiny Epic Galaxies. E allora mi sono detto, potrei portare fuori questo gioco qua, anche perché la serie Tiny Epic è ancora aperta e ancora escono prodotti di stragrandissimo successo. E perché secondo me è un gioco, Tiny Epic Galaxies, che ha un'importanza pazzesca, perché sostanzialmente è la vera porta d'ingresso per poi iniziare a giocare tutti i 4X più grandi, che solitamente sono giochi enormi, tipo Clash of Cultures, Eclipse, Twilight Imperium, Civilization. Però incredibilmente in quel gioco si riesce a fare un 4X, sì, che non è proprio un 4X, però diciamo che ha alcune idee che sono alla base di quei giochi lì, vengono secondo me sviluppate in maniera incredibile in partite da mezz'ora a 40 minuti in una scatoletta che sta nello zaino e in una borsetta. E quindi, visto che questo gioco colpevolmente non era mai stato, diciamo, sotto i riflettori del DBC, ho detto, perché no, riportiamolo un po' all'attenzione del pubblico e vediamo cosa ne pensate. Quindi Tiny Epic, tra l'altro, by the way, in quella puntata, se riuscite a recuperare il video della serie Tabletop di Will Wheaton, c'erano l'attrice che fa Amy Farrah Fowler di Big Bang Theory, ma soprattutto un altro degli invitati al tavolo era niente poco di meno che l'autore di The Martian, che fu invitato per dare, diciamo, lustro a un gioco di civilizzazione spaziale. C'erano anche Marilyn Manson e Marco Travaglio a quel tavolo. Sì, sì. No, quelli sono impegnati nella finale del BGG. E Zio Greggio era stato invitato, ma non poteva. Chiaramente Ezio Greggio è simpatico e ben voluto da tutti, quindi Borgogna, mentre Marilyn Manson è il classico divo con il seguito di giovani infoiati, che è ovviamente Terraforming Mars. E con questo direi che possiamo anche chiudere così. Secondo coscienza. Esatto. Ragazzi, abbiamo dato tutto anche questa settimana nella parte ovviamente fatta tutti insieme, seppur ovviamente in videoconferenza, e per cui io vi lascerei tranquillamente ai nostri interventi per la seconda parte di questo episodio. Un grandissimo saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. dopo 20 minuti. Povero Ale. Bene, ragazzi, lag o non lag, state con noi, siamo sempre perché qui. Siamo pronti per regalarvi una grande seconda parte di questo episodio, e come sempre ci vediamo l'altra parte. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. A settimana prossima. Ok ragazzi, oggi di cosa parliamo? Di Red Rising della Stonemaier Games, presto in Italia per conto di Genos Games. Pare che Jamie Stigmeier si sia innamorato negli ultimi anni della mitica serie distopica di Pierce Brown, omonima del gioco, appunto Red Rising. Questo tipo di serie è un genere molto diffuso negli ultimi 20 anni. Pensate ad Hunger Games, pensate a Insurgent, eccetera. Sono serie distopiche, ucroniche, insomma, che raccontano di un futuro in cui l'umanità è sempre divisa per qualche motivo in caste estremamente archetipizzate, che siano divise per colore o divise per mestiere o divise da quello comunque che fanno. La società umana viene sempre vista in un futuro come un qualcosa che, per essere tenuto in ordine e a bada, deve essere per forza diviso in tipologie, in grandi categorie. Red Rising addirittura presenta una società divisa in 14 caste, ok? Sono 700 anni che l'umanità ha lasciato la Terra per colonizzare altri pianeti, e in pratica l'umanità è divisa praticamente in 14 caste che rappresentano in pratica i lavori, le tipologie di lavoro che fanno diversi esseri umani in quest'epoca. Si parte sostanzialmente dai rossi, che sono i lavoratori comuni, quelli a cui appartiene Darrow, il sedicenne protagonista, che schiavo su Marte, praticamente gli viene
frustata e impiccata, condannata a morte la moglie o la fidanzata perché è entrata in una zona che le era proibita, sostanzialmente lui fa come una moderna Antigone, decide di contravvenire alla legge, di seppellire il suo corpo e di darle, diciamo, di darle pace eterna. Per questo egli stesso viene preso dalle forze dell'ordine e viene sostanzialmente impiccato, solo che non muore veramente, ma si risveglia in mano a un gruppo ribelle che lo infiltra nel gruppo sociale più alto, che sono appunto i gold, gli oro. E lui da lì, in pratica da quel momento, parte tutta la saga che racconta appunto della sua escalation all'interno della casata oro e del suo trasferimento all'istituto, degli skill challenge che deve fare con quella gente e di come poi le cose si complichino, eccetera eccetera. Oltre ai lavoratori rossi, all'interno del gioco di Red Rising abbiamo i Viola, quindi che sono gli artisti, abbiamo gli Obsidian, i neri, che sono gli assassini, abbiamo i Grey, i grigi, che sono la security, abbiamo i rosa, che sono in pratica i valletti, abbiamo i bianchi, che sono gli argento, che sono i finanzieri, abbiamo i bronzo, che sono i burocrati, abbiamo i blu, che sono i piloti, abbiamo gli arancioni, che sono gli ingegneri, abbiamo i marroni, che sono gli assistenti, abbiamo i gialli, che sono i dottori, abbiamo i verdi, che sono i programmatori, abbiamo i bianchi, che sono i giudici, e per finire abbiamo quelli che sono in cima a questa piramide alimentare sociale, che sono appunto gli oro, che in pratica spadroneggiano ormai per diritto acquisito. Molto probabilmente, non essendo io esperto di Red Rising, credo che passare da una casta all'altra sia praticamente impossibile. Credo che loro abbiano rispettato una sorta di modello indiano delle caste, per cui quando tu nasci all'interno di una non puoi in alcun modo shiftare in un'altra, ma potrei essere smentito, in caso scrivetemi. Quindi Stone Mayer ha lanciato sul mercato questo gioco, appunto omonimo della serie di Pierce Brown, perché Stigmeyer ha contattato l'autore, tanto entusiasta era della serie, per potergli chiedere i diritti, lui glieli ha concessi, e la Stone Mayer ha prodotto questo gioco di carte che richiama moltissimo Lost Cities a livello archetipico di Knizia, per 1-4 giocatori, se non erro, 1-5 giocatori, anche se personalmente il solo è incredibile e io lo reputo un gioco da massimo 3 persone. Come si svolge Red Rising? Al centro del tavolo di Red Rising abbiamo una plancia con quattro colonne, delle track di punteggio e un mazzo di carte con tipo 112 personaggi presi dalla serie di Red Rising, tutti divisi in 14 caste. Quindi prodotto estremamente colorato, le carte saranno una figata, ho visto ci sono carte foil, telate, di tutto. A livello materico il prodotto è top notch, come ci ha abituato mamma Stone Mayer. Poi può piacere come non piacere. E come si svolge la cosa? I giocatori da questo mazzo partono con 5 carte pescate a caso all'inizio della partita e durante la fase di setup vengono disposte dal mazzo 2 carte per ogni location. Le location sono solo 4 e sono delle enormi colonne in cui si depositano face up le carte dalla più alta alla più bassa, coprendosi l'una con l'altra. Queste location sono ovviamente legate alla saga di Red Rising, quindi la colonna blu è quella legata a Jupiter, dove si svolgono parte delle avventure della serie. La seconda invece è rossa ed è la colonna di Marte, in cui le vicende del primo libro iniziano e da cui vengono Darrow, l'amorosa che è morta, e tutto il gruppo ribelle che poi vuole portare la rivoluzione nel sistema. La terza invece è Luna e la quarta invece è l'Istituto. L'Istituto, che è questo fantomatico luogo in cui praticamente i giovani oro, i rampolli della nobiltà oro, vengono praticamente educati, secondo me, in un modo un po' tribale, per diventare la futura classe dirigente del domani. Un po' come gli studenti del Pigafetta quando ai tempi di Caio, un ventennio fa. Durante il turno di ogni giocatore, questo giocatore, come in Lost Cities, può fare sostanzialmente solo una di queste due cose, ma tecnicamente il 99% delle volte ne farà una sola. Giocherà una carta dalla propria mano in una di queste quattro colonne, quindi su Jupiter, Marte, Luna o l'Istituto. Dopodiché, da una delle tre in cui non ha giocato la carta dalla sua mano, va a pescare e a prendere in mano la prima carta
sopra tutte le altre di quella colonna. Quindi gioco una carta, svolgo l'effetto di questa carta, pesco una carta da un'altra colonna, quindi torno praticamente a 5, ma ottengo il bonus di quella location da cui ho prelevato la carta. Se sono su Jupiter, avanzo nella track delle flotte stellari. Se sono nella colonna di Marte, prendo un token Helium 3, che è questa risorsa con cui, che, su cui si regge l'economia del gioco. Se invece ho pescato una carta da Luna, prendo il Sovereign Token, ovvero il token, quello, chiamiamolo, non è il token primo giocatore, sarebbe il token di controllo, insomma, e quel particolare token è quello che quando io lo prendo attiva il potere della mia casa, perché ci sono sei case disponibili che vi spiegherò dopo, che hanno dei poteri asimmetrici che si attivano quando io ottengo il Sovereign Token, e lo ottengo solo pescando carte dalla location Luna. E per finire c'è l'istituto: quando prendo una carta dalla location verde, metto uno dei miei cubi influenza sull'istituto. Questo, dopodiché passo al giocatore successivo, il gioco continua così fino a quando un giocatore non ha due soglie a 7 tra la track stellare, il numero di token di Helium o il numero di token influenza all'istituto, quindi se due di queste tre sono a 7, oppure se tra tutti i giocatori al tavolo tre soglie sono state raggiunte, tre soglie qualsiasi. Quindi la partita una partita di questo gioco mediamente dura mezz'ora, perché si va via come treni sin dall'inizio. Voi direte, ma che cacchio di gioco è? Cioè, gioco una carta, faccio un effetto e basta, cioè si va avanti così, ma è super ripetitivo, è super banale. E invece no. Per quale motivo? Perché le 112 carte di questo gioco fanno ognuna un effetto diverso. Sono carte uniche. Quindi ogni volta che voi giocate una carta, sostanzialmente questa carta fa un preciso effetto, e questo effetto è un effetto di manipolazione della plancia di gioco. In pratica questo effetto va a manipolare le carte della colonna in cui la carta viene giocata, oppure va a manipolare le carte delle altre colonne, di modo che la combinazione delle carte in gioco vari in base agli effetti delle carte che giocate e sia a voi sempre più favorevole. Per quale motivo? Perché queste quattro colonne dove vengono storate le carte durante il gioco non vi permettono di pescare le carte liberamente. Voi potete sempre solo pescare l'ultima carta, quella sopra tutte le altre. Ok? Quindi se vi serve la quinta carta di una colonna, voi dovete avere una carta in mano che vi consenta di bypassare la regola base del gioco e vi consenta di pescare esattamente quella che fa per voi. Capite bene che le carte hanno tutta una miriade di effetti che vi consente di spostare le altre, sovrapporle, girarle, prendere quella rosa, prendere quella blu, prendere quella marrone, eccetera eccetera. Tutte le carte hanno un valore in punti, perché a fine partita gran parte dei punti che voi farete sono dovuti alle 5 carte che vi rimarranno in mano, che di base valgono, che ne so, tra i 5 e i 40 punti. Inoltre, oltre a questi punti, tutte le carte valgono una barca di punti extra a precise condizioni. Tutte condizioni molto semplici, che sono legate al colore delle altre carte con cui si accompagnano. Vi faccio un esempio. Se questa carta blu a fine partita voi ce l'avete in mano avete almeno un arancione, vi vale 20 punti in più. Se avete una carta nera e avete anche una grigia, vi vale 10 punti in più. Se avete questo personaggio e anche quel personaggio, qui parlo proprio di nome proprio, quindi personaggi legati alla saga, in mano, fate una barca di punti in più. Il problema è che ci sono anche condizioni negative, perché fra di loro le caste di questa società distopica non si sopportano. Quindi, che ne so, i viola non sopportano i verdi, i bianchi non sopportano i rossi, i gold non sopportano nessuno e nessuno sopporta i gold. Quindi i gold magari fanno tanti più punti quanto sono fra di loro. Mentre magari i rossi, che odiano i gold, vi levano punti in base a quanti gold avete in mano. Quindi l'abilità di questo gioco sta nel fatto di dire: io mi sto per liberare in questo turno in modo molto semplice di una carta che vale 40 punti, ma allora me la tengo in mano, ma me la tengo in mano fino a fine partita. Ma se me la tengo in mano fino a fine partita, gli slot che io ho in mano per manipolare le mie capacità si riducono del 20%, perché devo tenerne fissa una che poi diventeranno 2, 3, 4 e 5.
voi cercherete di concludere la partita con le 5 carte più valevoli a livello di punti che potrete, ma non riuscirete a sempre a fare questa cosa, perché dovrete cedere carte al tabellone per eseguire i loro effetti e andare avanti col gioco. Il problema è che quelle carte che voi calate nel tabellone poi verranno pescate dai vostri avversari, che vi giocheranno contro i loro effetti e manipoleranno la plancia di gioco, che faranno i 40 punti che voi avete appena messo in tavola, perché loro se li sono tenuti in mano fino alla fine del gioco. Ed è tutto così. Metteteci inoltre che ogni giocatore appartiene a una casa che ha un potere completamente asimmetrico. C'è Marte, Apollo, Diana, Ceres, Minerva e Giupiter. Ovviamente Giupiter è legata alla track delle flotte stellari, Marte all'estrazione dell'elium, Apollo all'inizio e alla fine della partita, per esempio Diana è legata all'istituto, eccetera eccetera. Hanno dei poteri che si attivano quando prendete il Sovereign Token. Quindi capite bene che in un gioco tanto semplice, in cui ogni turno praticamente i giocatori calano una carta e ne pescano un'altra in mano, in realtà, come era in Lost Cities di Knizia, in cui tu giocavi una carta e sceglievi se pescarla dal mazzo o dagli scarti, in realtà ogni carta che voi usate vi mette davanti a delle decisioni estremamente critiche, perché quella carta non vale gli scarti, quella carta voi la state regalando a chi viene dopo di voi se la vuole. Quindi quando vi liberate di una carta voi rischiate di non vederla mai più, e questo sia a livello di abilità che di punteggio. È chiaro che ogni giocatore persegue la propria strategia in base, secondo me, alla capacità simmetrica della propria casa, e bene o male a come gli vengono sulle carte nei primi turni cerca di ottenere una sorta di tattica da perseguire per ottenere il maggior numero di punti in base alla fortuna che ha avuto in gioco, perché c'è poco da fare, questo gioco comunque ha uno swing di punteggio per carta notevole, che è secondo me il vero difetto dell'opera, in quanto le carte di questo gioco a volte possono valere di base talmente tanto che si fa davvero fatica a capire quale convenienza sia a tenerla o a liberarsene, perché tendenzialmente ogni carta vale 15 punti e a un certo punto tu dici: sì, ma qual è la scala di punteggio di questo gioco? Sono tanti 15 punti? Sono pochi? Se adesso io li metto in tavola, il mio avversario li prende, perderò perché sono stato cretino e gli ho regalato 15 punti? O questi 15 punti che io ho messo in gioco, in realtà, col fatto che mi fanno fare un preciso effetto di manipolazione della board e poi pescando un'altra carta vado avanti nelle track che mi forniscono punti a fine partita, in realtà si ripaga per l'effetto più che per il punteggio puro e semplice? E questo tipo di considerazioni e di decisioni voi ce l'avrete tutti i singoli turni, ed è secondo me la cosa veramente bella di questo gioco. Io ho fatto un tot di partite in due, ma gran parte delle partite ho usato il sistema in solo, e devo dire la verità, come solo di carte questo gioco per me è veramente bellissimo, anzi probabilmente è più bello come solitario che non come multiplayer. Per quale motivo? Perché allora, in pratica, a livello di solitario voi dovete stabilire a inizio partita se sono in maggioranza le carte pari o dispari. Il vostro avversario, l'automa, ogni turno gira due carte da un deck automa tipico della Stonemaier Games e esegue le azioni di calare una carta dal mazzo e pescarla. Quindi lui, come fosse un giocatore umano, accumula carte nel suo mazzo e va avanti nelle track, va avanti nella track dell'Helium, in quella dell'Istituto, in quella delle flotte spaziali. Quindi fa una barca di punti. Il punto però fondamentale è che a fine partita, siccome lui avrà tre volte le vostre carte, non è che tutte le carte gli valgono il punteggio base della carta. In base alla condizione iniziale, se pari o dispari, le carte con un valore in punti pari o dispari gli varranno 6 punti, le altre 3 punti. Quindi lui di default fa comunque parecchi punti. Il concetto è che voi dovete essere molto bravi a livello di solitario a dargli in bocca quasi sempre carte di quelle che valgono 3 e non che valgono 6. Metteteci inoltre che la manipolazione però della board, delle 4 colonne, delle track, avviene attraverso un mazzo automata che
ha degli swing orrendi a livello di spostamento di carte, effetti, track e così colà. Quindi voi dovete essere veramente bravi a livello tattico ad adattarvi a quello che l'automa vi tira fuori ogni turno per ottenere quantomeno pochi punti in più di lui, in modo da portare a casa la partita. Guardate, questo gioco non è un gioco che meccanicamente sia un capolavoro o che brilli per chissà quale meccanismo, perché sfrutta un'idea che secondo me Knizia aveva avuto ancora 20 anni fa. Però quello che fa lo fa bene, lo fa veramente bene, perché complica un'idea semplice di un autore tedesco che era molto essenziale, con un mazzo di carte che ha oltre 100 e passa personaggi, estremamente colorato, estremamente ricco di punti, skill, abilità e ricco zeppo di combo tra carte dello stesso colore, di colore diverso, eccetera, eccetera, che difficilmente avrà problemi di longevità, perché ha la croccantezza e diciamo l'engagement di un solitario, perché è proprio gioca e pesca, unita al fatto della variabilità del mazzo, poiché potreste fare anche 100 partite e non vedrete mai due volte la stessa partita, in quanto c'è una tale probabilità che capitino sempre carte diverse che difficilmente rischiate di ripetere l'esperienza. Metteteci le casate asimmetriche, metteteci che alle volte vorrete andare più sull'Helium, più sull'Istituto o più sulla track delle flotte, e tutto questo meccanismo si svolge in un tempo assolutamente ristretto di non più di mezz'ora. Vi dico, ragazzi, questo gioco qui, se non fosse che probabilmente costerà, perché chiaramente i componenti di questo gioco sono iper belli e iper costosi, dovreste vedere le carte gold con che sono sostanzialmente traslucide come le foil di Magic. Devo dire la verità, questo prodotto per me a livello di solo è quasi da comprare al volo, perché è veramente una bella chicca. Per il prezzo ovviamente pensateci, perché sì, insomma, comunque è un gioco che offre quanto vi ho detto, non è un gioco che vi offre un'esperienza di gioco irripetibile, però per gli amanti dei giochi di carte, per gli amanti della Stone Meyer, per gli amanti dei prodotti moderni, colorati, che hanno poche regole, ma che in realtà ogni turno vi mettono davanti a decisioni sempre critiche e soprattutto molto molto interessanti, come diciamo noi del DBC, questo gioco ha tutto quello che fa per voi nell'arco di mezz'ora. Ecco, l'unica cosa, l'unico lato negativo che io trovo è che paradossalmente nelle prime partite, nonostante l'immediatezza delle regole del sistema, si rimane completamente impreparati a capire le convenienze di questo gioco. Cioè, quando voi partite con 5 carte in mano, voi le guardate e, poiché ce ne sono oltre 100 uniche, non avete la benché minima idea di come muovermi. Cioè, non riuscite veramente a decifrare, se non dopo diverse partite, che cosa conviene veramente fare in questo gioco. Tante sono le possibilità che avete avanti, nonostante tutto si riduca a un mazzo di carte. Quindi all'inizio si è veramente spaesati e la paralisi d'analisi dei primi turni, delle prime partite, è allucinante, perché per un giocatore esperto che calcola il punteggio con un certo grado di discernimento, il fatto di mettere in tavola una carta che vale tot, pur godendone l'effetto, deve essere messo in relazione ai benefici che questa ti porterà a medio lungo termine e a quanti punti tu stai potenzialmente regalando all'avversario. Ecco, qui c'è da perdersi nelle considerazioni, anche per quello. Cioè, se voi siete amanti di questo tipo di ragionamento e non volete porvi limiti di tempo, questo gioco giocato in solo, secondo me, è veramente molto molto bello. Per carità, io non so niente della saga di Red Rising, mi sono preparato la minima introduzione che vi ho fatto all'inizio semplicemente per motivi di intervento. Sono un appassionato dei prodotti Stone Meyer, li ho tutti quanti, e devo dire la verità, questo appena esce in italiano me lo prendo di sicuro, perché ci sono le carte, un prodotto Stone Meyer, componenti top notch e ha una modalità solitario secondo me strepitosa. Poi, per carità, brilla anche in multiplayer. Però vi dico, non è un gioco che offra
così tanto controllo in multiplayer. È più una sorta di... anche se c'è un'ottima interazione dovuta allo scambio di carte, però comunque tu sei nel tuo angolino che ti fai tutti i tuoi conti in testa, quindi non è un gioco che si presti propriamente al trash talk o a un'esperienza di tipo sociale. Anche se c'è questo dai e vai di carte, in realtà si presta molto di più a essere una sorta di solitario competitivo. Però, ripeto, dal punto di vista del solo, questo è veramente un prodotto super. Quindi ragazzi, Red Rising della Stonemaier Games arriverà in Italia per Genos Games. Se vi piacciono i giochi di carte, i solitari, i prodotti Stonemaier, dateci un occhio, provatelo su Tabletopia, non lasciatevelo scappare, perché secondo me, appena questo prodotto arriverà in Italia, molto probabilmente la prima tiratura, come è stata per Wingspan e Tapestry, verrà bruciata completamente, quindi prenotatelo per tempo. Red Rising, per oggi è tutto, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! Amiche e amici cultisti, bentrovati! Come avete sentito nell'introduzione dell'episodio, questa settimana torno a parlarvi di Cursed City, il nuovo gioco della Games Workshop che cerca di rinverdire i fasti dello storico franchise di Warhammer Quest. Dopo la parentesi futuristica di Blackstone Fortress, che era ambientato nel tetro futuro di Warhammer 40.000, torniamo al setting fantasy di Age of Sigmar. Come sapete, nell'episodio 181 ho delineato in maniera abbastanza precisa il background su cui è basato Cursed City e diciamo che per sommi capi lo riassumerò brevemente adesso per darvi un minimo di contesto prima di parlare di quella che è la vera e propria esperienza di gioco con questo titolo. Ci troviamo nella città di Ulfenkarn, dove Radukar, un lord vampiro molto potente, si è insediato dopo aver salvato la città stessa da un'invasione del caos. Col passare del tempo e le sue doti, ovviamente i suoi poteri di vampiro, ha sostanzialmente sobillato la nobiltà di questa città, ha convertito quelli che gli si opponevano in suoi schiavi, trasformandoli in vampiri oppure riducendoli, diciamo, a schiavitù, e si è insediato appunto nella città e ne è diventato dominatore incontrastato. Sarà compito dei nostri 8 eroi, un manipolo di veramente personaggi assurdi, dovreste pensarlo un po' come se fosse una sporca dozzina, no? Cercare di liberare la città di Ulfenkarn dalla presa di Radukar e dei suoi generali. Ovviamente Cursed City riprende molti degli stilemi tipici della serie Warhammer Quest. Innanzitutto è appunto un dungeon crawler, quindi avremo una mappa da esplorare dove i nemici appariranno di volta in volta a seconda delle varie regole degli scenari per metterci bastoni fra le ruote. Avremo dei compiti da cercare di portare a termine, faremo esperienza, cresceremo di capacità con il nostro personaggio, miglioreremo il nostro equipaggiamento e nel frattempo cercheremo di strappare appunto Ulfenkarn dal dominio di Radukar. Il titolo è per 1-4 giocatori, volendo si potrebbe giocare anche in 5 se uno controllasse solo i nemici, ma io mi limiterei a giocarlo da 1-4 in maniera totalmente cooperativa. Il sistema di gioco è sostanzialmente molto simile a quello che avevamo visto in Blackstone Fortress, infatti ne è un'emanazione con alcuni accorgimenti tecnici che lo rendono decisamente più snello. Il gioco si compone così: dopo aver assemblato il nostro team di 4 eroi, sono sempre 4 a prescindere dal numero dei giocatori, li manderemo in missione. La prima cosa interessante di Cursed City è che ci sono 4 tipi di spedizioni differenti che poi andremo a delineare meglio nei prossimi minuti. Il sistema di gioco è piuttosto semplice perché, per l'appunto, come dicevo, riprende Blackstone Fortress, dove ogni giocatore all'inizio di ogni turno tira 4 dadi da 6 e li posiziona negli appositi slot sulla sua scheda. Questi dadi da 6 ci permetteranno di compiere determinate azioni. Ne abbiamo un pool base abbastanza normale, come può essere correre oppure cercare di curarsi oppure anche cercare degli elementi precisi sulla mappa. E poi ciascun eroe, sulla sua scheda riporta una serie di azioni particolari che può fare solo lui.
Come vengono attivate queste azioni? Spendendo i dadi da 6 a seconda del numero che è uscito dal tiro. Ad esempio ci sono alcune mosse piuttosto potenti che richiedono un dado che sia 5 o più, oppure altre che sono più semplici, magari meno diciamo meno potenti, ma che possono essere ripetute anche più volte durante il turno, che necessitano magari solo di un 2 o più o di un 1 più. Con questo sistema di attivazione devo dire che il feeling è piuttosto buono, perché c'è una... Sei sempre abbastanza in controllo di quello che si può fare e ci si mette subito nelle condizioni di dover scegliere qualcosa, fare scelte interessanti. A volte capita, sì, ovviamente, visto che si tirano dadi, di tirare male, e questo però ci obbliga a sfruttare al meglio le opzioni che abbiamo a nostra disposizione. Questo tipo di attivazione è esclusivo per gli eroi. Infatti i nemici hanno un sistema di attivazione con sostanzialmente una IA abbastanza basilare, in realtà, dove ciascuno dei nemici, oltre ad avere le proprie caratteristiche riportate sulla scheda, ha una serie di comportamenti che vengono decisi da un altro tiro di dado, un dado da 12 questa volta. L'attivazione di mostre è sicuramente migliorata rispetto a quella vista in Blackstone Fortress, soprattutto perché adesso ce l'abbiamo diciamo tutta pronta su la stessa carta che riporta anche le caratteristiche dei mostri, cosa che non succedeva nell'episodio precedente. Ritorna il sistema di iniziativa a riga, diciamo sulla track, con una pesca di carte. Si compone sostanzialmente un mazzetto che prevede l'inserimento delle carte iniziativa degli eroi e le carte iniziativa dei gruppi di nemici presenti in quel momento sulla mappa. Viene mischiato, appunto, e dopo viene rivelato componendo una track che va da sinistra a destra e che sostanzialmente determina l'ordine di iniziativa. Questa track è interessante perché una delle azioni a disposizione dei nostri eroi si chiama Azzardo ed è quella che ti permette di spostarti su questa track, lungo questa track, quindi anticipando, o anche se per qualche motivo è utile, posticipando posticipando la propria azione rispetto all'attivazione dei nemici o di altri eroi. Questa cosa è interessante perché aggiunge un certo dinamismo al gioco. Anche qui ovviamente la pesca casuale delle carte alle volte non ci favorisce minimamente, ma è anche vero che fortunatamente gli strumenti a disposizione degli eroi sono parecchi per riuscire a contrastare anche magari una pesca un po' sfortunata di iniziativa. Un altro particolare interessante introdotto da Cursed City è l'esaltazione degli eroi, ovvero sia i nostri eroi, man mano che svolgono le loro missioni, durante una stessa missione possono guadagnare dei punti ispirazione che possono utilizzare in due modi: o spendere per fare delle azioni particolari, solitamente senza dover spendere dei dadi attivazioni tirati all'inizio del turno, oppure spendendo tre i punti ispirazione in un colpo solo possono esaltarsi, ovvero sia girano la propria scheda e cominciano ad utilizzare una specie di versione migliorata di se stessi. Questo è molto interessante perché ovviamente le opzioni di base tutte le abilità migliorano e le opzioni per quanto riguarda le mosse speciali aumentano, spesso vengono diciamo rinforzate, alcune vengono rinforzate e viene aggiunta una o due altre opzioni disponibili all'utilizzo, e la cosa migliore è che si rimane esaltati fino alla fine della missione corrente. Quindi come vedrete guardando la scheda di un personaggio, oltre a guadagnare questi punti potete anche appunto impiegarli per farlo diventare ancora più forte e ancora più performante all'interno della missione. Ritornano ancora i dadi destino, che sono questi dadi, sono dadi da 6 neri che vengono tirati all'inizio del turno dal leader del gruppo e che dopo averne eliminato tutti i risultati uguali rimangono a disposizione del gruppo per essere utilizzati in un pool comune a seconda della necessità, per sferrare attacchi, per muoversi e così via. Questo è interessante perché dà ulteriori opzioni
danni ai giocatori, soprattutto costringe a lavorare molto di squadra, perché capiterà sicuramente, come vi dicevo prima, che qualcuno faccia un tiro un po' balengo e finisca per avere troppe poche opzioni durante questo turno, magari dove si tratta proprio di un momento in cui c'è bisogno che lui faccia una certa cosa. Bene, con i dadi destino questo può venire in parte, diciamo, cambiato, e si riesce comunque a svolgere le azioni che si aveva in mente di portare a termine. Altre meccaniche originali che sono state inserite, ce n'è una in particolare che a me è piaciuta molto come concetto, ma che forse non è stata sviluppata a dovere, ma su questo poi torneremo nelle considerazioni finali. Si tratta della meccanica della paura e dell'influenza da tenere sotto controllo. Si tratta di due valori che crescono o diminuiscono a seconda del risultato delle spedizioni che compite durante il gioco. Cosa sono questi due valori? Sono sostanzialmente quanto Radukar, il Lord Vampiro, riesce a dominare la città appunto con la paura e l'influenza. La cosa interessante è che queste due valute, chiamiamole così, questi due valori, sono intimamente legati ai quattro tipi di spedizioni differenti che voi potete compiere durante il gioco. E questo è l'altra novità molto interessante introdotta da Cursed City, ovvero le spedizioni. Ce ne sono di quattro tipi, come dicevo. Tre dominano direttamente questa tracca, questi valori di paura ed influenza, e una invece serve per andare all'assalto di quelli che sono i generali, diciamo i servi più fedeli, ecco, di Radukar, quindi, come dire, i mini boss sostanzialmente. I quattro tipi di spedizione, vedendoli molto velocemente, ma sono interessanti anche ciascuno di per sé, sono la spedizione di caccia, che è una missione sostanzialmente per uccidere i servitori di Radukar e indebolire la sua stretta su Ulfenkarn, e portandola a termine con successo ci permetterà di ridurre di due l'influenza, ma di aumentare di uno la paura. La missione di salvataggio invece è quella missione che ci permette di raccogliere la Realmstone, che è la valuta con cui noi andremo a migliorare il nostro equipaggiamento, quindi miglioreremo sostanzialmente le nostre capacità di riuscita, di vittoria durante le missioni. Questo lo faremo cercando degli oggetti misteriosi disseminati sulla mappa e impossessandocene. La missione di salvataggio però di fatto non porta nessun aiuto pratico alla città di Ulfenkarn, e infatti al termine della missione di salvataggio avremo un incremento di uno di influenza e di paura. Viceversa, la perlustrazione è una missione tutta dedicata ad aiutare i cittadini di Ulfenkarn, nella fattispecie a sfuggire alla Suffocating Gravetide, che è un incantesimo molto pericoloso, in realtà dovete immaginarlo come una specie di ondata di energia necromantica, ecco, che investe le vie della città e sostanzialmente divora parte di essa, ecco. E questo è reso molto bene in gioco, perché voi vi troverete sostanzialmente a svolgere una specie di corsa contro il tempo, avendo alle spalle questo incantesimo, questa Suffocating Gravetide, che ogni turno avanza e mangia sostanzialmente le tile in cui siete passati, e voi dovrete cercare di essere sempre un passo avanti a lei, e al contempo cercare di avvertire con un'apposita azione i cittadini di Ulfenkarn per salvarli da un destino terrificante come quello di essere appunto inglobati in questo incantesimo distruttivo. E questo diventa molto interessante, perché è un dungeon crawling che si crea veramente turno dopo turno. C'è un sistema di esplorazione di carte abbastanza intuitivo, che vi permette di costruire sostanzialmente questo dungeon che cambia turno dopo turno, ecco. E alla fine di questa missione ridurrete di due la paura, ma aumenterete di uno l'influenza. Quindi, come vedete, è tutto un gioco a cercare di tenere calibrati questi due valori. Perché? Perché se in qualunque momento del gioco uno di questi due valori dovesse arrivare a 10, la campagna terminerebbe immediatamente, perché vorrebbe dire che Radukar ha avuto la meglio sulla città di Ulfenkarn, e quindi bisognerebbe ricominciare da zero sostanzialmente. L'ultimo tipo di spedizione, quello di cui vi accennavo prima, ossia la decapitazione, è il tipo di missione che serve per uccidere definitivamente uno dei seguaci più potenti di Radukar.
La cosa interessante di queste missioni è che hanno tutte un setup particolare, predefinito dal tipo di decapitazione, e vi porteranno a confrontarvi con quelli che sono appunto i mini boss, i generali, chiamateli come volete, e quindi veramente gli scherani più fidati di Radukar. Abbiamo Gorslav, che è il guardiano della necropoli di Ulfenkarn, abbiamo ad esempio il ciambellano Trogilius, e i tre Bloodborne di Radukar, quelli che sono erano la nobiltà di Ulfenkarn che Radukar ha ridotto a suoi schiavi, a suoi servi vampirici. Insomma, ci sono delle creature molto variegate con cui vi scontrerete, e ciascuna di esse ha appunto proprio un setup particolare, ha uno scenario particolare ad essa dedicato, dove dovrete affrontarla e presumibilmente, insomma, sconfiggerla. E tutte queste quattro tipi di spedizioni sono interessanti perché in qualche modo variano tra di loro il tipo di approccio che dovete cercare di avere. E per le missioni di caccia, ovviamente, dove l'obiettivo è quello di uccidere più nemici possibile, sostanzialmente avrete bisogno di gente che mena come fabbri, ok? E viceversa, per la missione di perlustrazione o di salvataggio, soprattutto in quella di salvataggio, dove è necessario recuperare il più in fretta possibile la Realm Stone, quindi andando ad esplorare alcune zone specifiche della mappa, avere personaggi che fanno dell'esplorazione uno dei loro punti di forza diventa fondamentale, perché più passa il tempo in Cursed City, più le cose peggiorano ovviamente. Voi comincerete, c'è una plancia apposita che determina sia gli step di avanzamento della missione che l'avanzamento del tempo, ovvero sia c'è questa specie di orologio diviso in settori, l'ultimo dei quali è il cala la notte, cioè noi si parte al crepuscolo, pian piano si va verso la notte. Quando cala la notte, cosa succede? Tutti i nemici sulla plancia vengono gli viene infuso ulteriore potere dall'arrivo appunto della luce notturna, e quindi dal fatto che Radukar ha ancora più influenza su di loro, e si girano le loro schede e tutti i nemici diventano sostanzialmente più forti, aggiungono dadi ai loro attacchi, hanno a disposizione delle mosse più letali, sostanzialmente diventano più forti, anche più resistenti, e questo ovviamente aumenta il grado di sfida non poco, soprattutto se magari si è verso la fine della missione, quando i personaggi sono già malconci e l'unica opzione a quel punto è scappare. Anche in questo senso la cosa è abbastanza interessante, perché noi non potremmo semplicemente interrompere, diciamo chiudere una missione nel bel mezzo dell'azione, ma dovremmo recarci in un punto specifico della mappa dove potremmo venire estratti dalla Adamantina, che è la nave volante di Dagnai Oldenstock, ovvero sia l'unico nano che fa parte del gruppo di eroi che abbiamo a disposizione. È un commodoro commerciale, un nano ingegnere che ha questa nave volante, e il suo equipaggio sostanzialmente viene a recuperarci per portarci in salvo e darci modo di riposare prima di ricominciare, prima di dedicarci alla prossima missione. Questi ovviamente sono dettagli di lore che però in qualche modo influiscono anche sull'andamento del gioco, nel senso che ad esempio alla fine della missione, quando si viene recuperati dall'adamantina, si deve tirare anche un dado per vedere che cosa succede durante il viaggio di ritorno, e vi assicuro che possono succedere di tutti i colori, quindi mai abbassare la guardia in un gioco come questo. Parlavamo prima brevemente dei dadi che migliorano dei cattivi oppure anche nostri, degli eroi, quando sono esaltati. Il sistema, ecco, di risoluzione degli attacchi è sostanzialmente identico a quello di Blackstone Fortress. C'è una leggera distribuzione differente dei successi, se non ricordo male, ma comunque di base noi abbiamo dadi da 6, dadi da 8 e dadi da 12, in ordine ovviamente crescente di efficacia, su cui sono riportati dei successi singoli o
dei successi critici. Ecco, in base al tipo di successo che otteniamo, le nostre abilità, i nostri attacchi ci permettono di fare più o meno danno. Questa è una introduzione interessante rispetto a Blackstone Fortress, dove invece il danno era sempre più o meno standard. Qui invece, ecco, abbiamo due valori differenti per ciascuna arma, appunto, una nel caso di successo normale e un'altra nel caso di successo critico durante l'attacco. Ultimo dettaglio molto particolare e apprezzabile introdotto da Cursed City sono le crisi, ovvero degli intermezzi narrativi casuali a scelta multipla. Potete pensarli a come delle micro sessioni di libro game che possono favorire o sfavorire gli eroi a seconda delle scelte che si compiono. A volte ci saranno chiesti dei tiri di abilità specifici per evitare delle conseguenze nefaste. Altre volte il fatto di appartenere a una determinata classe apre all'eroe diverse possibilità di scelta narrativa. In generale questo aspetto è sicuramente uno dei più pazzi in assoluto, perché ragazzi, durante le nostre avventure con il resto del DBC ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, però aggiunge un layer di narrativa a quello che è sostanzialmente un gioco di miniature che, non lo so, a me è piaciuto particolarmente perché ogni incontro riesce a dare un tono molto particolare e poi accadono quelle cose pazzesche per cui tu stai facendo la ricerca di stai facendo una missione di di salvataggio, quindi stai cercando di recuperare la Realmstone, ti capita una crisi e fra le 100 crisi che è possibile tirare su quella tabella ti capita esattamente quella che ti chiama a salvare una biblioteca che sta per essere divorata dalle fiamme. Tanto per dire, cioè, come le strade dell'Alea sono infinite, no? Ecco, si creano queste simpatiche situazioni per cui le crisi che andiamo a giocare, a vivere durante la nostra partita, durante la nostra spedizione, sono molto ben integrate con essa. E questo può essere un caso, ma è un caso che devo ammettere si è verificato più di una volta, anche perché giustamente ad ogni spedizione sono associate un determinato numero di crisi, appunto, che quindi hanno più o meno a che fare con quello che state cercando di svolgere. Tornando a parlare un attimo degli eroi, cosa posso dire? Allora, sebbene non raggiungano la potenza evocativa degli eroi di Blackstone Fortress, che per me ad oggi rimangono in ambito almeno di Warhammer Quest veramente la massima espressione, credo, della creatività dei designer di Games Workshop, devo dire che gli eroi di Cursed City sono piuttosto interessanti. Ve li ho descritti con buona dovizia nell'episodio 181. Comunque sappiate, ne abbiamo veramente di tutti i colori. Abbiamo Jason Darrock, che è sostanzialmente il cacciatore di streghe, il cacciatore di demoni, una macchina di morte senza pari, Keltais, l'esule, che è l'unico elfo del party, c'è Emelda Braskov, che è un generale che ha perso il suo esercito durante l'attacco del caos, da cui è stato durante l'attacco del caos alla città, dove quando poi Radukar è venuto effettivamente a salvarla, e solo che poi appunto Radukar si è rivoltato contro la città ed Emelda è rimasta veramente con un pugno di mosche e ha giurato ovviamente di porre fine alla vita alla non vita del vampiro. In qualunque modo, il già citato Dagnai Holdenstock, il nano ingegnere Commodoro, che è a capo della Adamantina, Glaurio Van Alten, l'ultimo superstite della nobiltà di Ulfenkarn, è uno spadaccino e un duellante, ricorda tantissimo il nobile imperiale del primo Warhammer Quest e non per niente è il mio favorito. Abbiamo poi Cleona Zeitengale, che è una sorta di esorcista, chiamiamola così, è l'unica, tra l'altro, l'unico personaggio che può curare gli altri, curare nel senso che può rimuovere degli status negativi, ecco, non è che proprio possa aggiungere punti ferita, perché quella è una meccanica che tutti gli eroi hanno di base. C'è poi Octran Glimscry, che è il vero e proprio mago del gruppo, mago ovviamente dei poteri della morte.
parte, quindi vi lascio immaginare che cosa fa. E in ultimo Brutog Corpse Eater, un mercenario ogre che, come avete sentito all'introduzione, è stato il favorito di Ale durante le nostre partite, che è una macchina di morte in corpo a corpo, veramente senza alcun pari. Cioè, se da una parte abbiamo già il Sendarok che spara come una Gatling Gun, dall'altra parte abbiamo Brutog che è un macellaio veramente fatto e finito, ecco. Quindi gli eroi sono molto caratterizzati, tra l'altro nel manuale di regolamento un buon terzo delle pagine è dedicato proprio al background di Ulfenkarn e di Cursed City, quindi avete modo di approfondire parecchio i personaggi che andrete ad interpretare durante il gioco. È molto bella, come dicevo, l'idea del lato normale e del lato ispirato, e quello che non ho precisato è che ciascuno di questi eroi appartiene ad una classe. E grazie all'esperienza accumulata durante le partite sarà possibile attivare dei tratti specifici per quella classe che ne migliorano le performance. Va detto che da quello che abbiamo potuto vedere noi non è che tutti questi tratti siano bilanciatissimi, e gli eroi tra di loro, come accennava Banda in apertura, bisogna capire come utilizzarli, non solo singolarmente ma anche, diciamo, come svilupparli nel tempo. Quindi che equipaggiamento acquisire, quali tratti possono entrare in combinazione con i tratti magari degli altri personaggi, degli altri componenti del team e così via. Proprio questa attenzione alla composizione del team nel modo giusto per ciascuna missione, quello che vi accennavo prima, è fondamentale in realtà in Cursed City, ed è una cosa che immediatamente forse noi non siamo portati a pensare, perché solitamente quando giochiamo un dungeon crawler ciascuno di noi ha il proprio personaggio, si porta avanti quello dall'inizio alla fine e basta, ecco. Cioè si entra in sinergia con gli altri, però c'è poco da fare, una volta che hai scelto qualcuno te lo porti come un tuo personaggio di un gioco di ruolo fino alla fine. Ecco, in Cursed City non è detto che tutti gli eroi siano efficaci in tutte le circostanze. Questo è un dettaglio, appunto, che non si percepisce immediatamente. La logica del team, appunto, non è così tanto normale nei dungeon crawler, eppure qui è necessario, perché gli otto eroi sono un unicum che viene utilizzato di volta in volta in maniera differente a seconda della minaccia che ha davanti. Per questo prima parlavo di quella sporca dozzina, perché alla fine è un gruppo di inviati speciali, ok, di eroi speciali, che ha una missione finale da compiere, che è uccidere Radukar. Ciascuno di essi può mettere a disposizione del gruppo delle abilità ben determinate, e sta al gruppo stesso, ai giocatori ovviamente, decidere quali di queste abilità mettere in campo a seconda delle necessità contingenti. Ecco, questo è piuttosto importante. Per fare una panoramica molto molto veloce di come si svolge il gioco, appunto, come vi dicevo, i quattro tipi di spedizione, ciascuno con dei setup che vengono tirati casualmente di volta in volta, e ce ne sono parecchi, quindi c'è molta varietà di plancia durante il gioco. Veramente, prima di vederli tutti ne passerà di tempo, ecco. Dopo aver scelto appunto la spedizione, ci sarà il primo passo che si fa di solito, è la fase della spedizione, ossia avanzare l'indicatore del crepuscolo, quello che determina l'arrivo della notte, quindi l'empowerment dei nemici, e l'indicatore di missione. Poi c'è la fase di destino, quindi quando si tirano i famosi dadi neri del destino che possono tornare utili ai nostri eroi durante il gioco, la fase di iniziativa, che è forse quella più importante, perché da una parte ci sono gli eroi che tirano i propri dadi attivazione, quindi capiscono che cosa potranno fare durante il turno, si determina l'ordine di iniziativa e poi si giocano gli eventuali azzardi, appunto, per cercare di cambiare questo ordine di iniziativa. C'è quindi poi la fase di attivazione, dove a turno, seguendo le carte dell'iniziativa per l'appunto, eroi e nemici si attivano, e infine la fase degli eventi, dove al termine del turno succede qualcosa. Questo può essere un avvenimento positivo per gli eroi, tanto quanto la presenza di una crisi, le famose scelte narrative che vi dicevo prima, o altre cose che possono succedere, l'arrivo di nuovi nemici e via dicendo. E questo per dare veramente un'infarinatura molto di massima. Parlando ora di quella che è l'esperienza di gioco vera e propria, parto da una considerazione generale che mi sento di fare per dovere, ossia il gioco Cursed City
ha un enorme potenziale. Enorme potenziale che purtroppo è inficiato da una serie di scelte di design che io ho trovato superficiali e che rischiano di minarne la godibilità complessiva. La cosa che più mi ha infastidito in realtà è che il fatto che con un po' più di attenzione, ma veramente poca, e apportando alcune rifiniture a certe meccaniche e ad alcuni dettagli, sarebbe potuto essere un prodotto estremamente più interessante ed estremamente più godibile. Ci sono delle idee, ragazzi, veramente forti, cioè abbiamo le crisi, abbiamo le ferite, le condizioni, ad esempio, che agiscono sui dadi attivazione degli eroi in vari modi, li negano, li riducono, te li tolgono, te li bloccano, e questo obbliga il giocatore a pensare, diciamo, smart, cioè ad essere sempre attento, sempre sul pezzo e così via. Ci sono dei piccoli dettagli dei nemici, alcune mosse particolarmente letali da cui bisogna guardarsi, quindi bisogna imparare a conoscere certi nemici, come si comportano, per evitare di trovarsi a mal partito quando ce li si trova davanti. Eppure poi ci sono altre cose che sono, tra virgolette, abbandonate lì, abbozzate, ma non portate a termine. Ad esempio, la questione a cui accennavo prima, della paura e dell'influenza. Questi due valori aumentano durante il gioco e, così come stanno scritte le regole adesso, semplicemente sono dei valori che voi dovete tenere sotto controllo alternando i vari tipi di spedizioni per impedire che uno dei due arrivi a 10. Benissimo, ma al crescere di questi due valori, che cosa costava mettere delle condizioni che rendessero il gioco più difficile e sfidante per i giocatori? Perché dico questo? Perché uno dei problemi che ho riscontrato personalmente e che in parte hanno evidenziato anche altri giocatori sul web è il fatto che il gioco sia un po' facilotto. Una volta che hai capito come funzionano le cose, è difficile che i nemici ti mettano veramente in difficoltà, a meno che ovviamente non ti capiti una serie di tiri sfigatissimi, e quello, vabbè, capita, perché tiriamo una marea di dadi, consultiamo una marea di tabelle in Cursed City, e quindi questo fa parte del gioco sostanzialmente. Però il grado di sfida non si riesce a mantenere costante durante tutto il gioco, e appunto, quindi, in questo caso, perché paura e influenza non attivano dei poteri aggiuntivi per i mostri, ad esempio, oppure mettono in condizione gli eroi di dover fare delle scelte pesanti che possono compromettere la missione e quindi portarli, diciamo, a una situazione ulteriormente aggravata dalle scelte che loro hanno compiuto? Questo per dire che l'ossatura principale del gioco è solida e davvero molto godibile, ma purtroppo si perde nei dettagli, e troppo spesso io ho avuto l'impressione che alcune regole siano state sviluppate in maniera un po' sbrigativa. A questo aggiungiamo il fatto che il wording è piuttosto ambiguo. Allora, io sono riuscito a recuperare anche un manuale in inglese, e sebbene anche lì ci siano alcuni pezzi di regolamento un po' ostici da capire, cioè da comprendere perfettamente, in generale mi sembra un po' meglio di quello italiano. Purtroppo la versione italiana ha una scelta, appunto, di parole, ma proprio di costruzione di alcune frasi, che rende difficile capire che cosa devi fare, cioè come funziona una certa regola. Poi, per carità, vai su BGG, ti leggi le cose, ti confronti magari sui gruppi Facebook, eccetera, però di base io, quando prendo un regolamento, vorrei, soprattutto di un gioco che è piuttosto articolato come Cursed City, gradirei, insomma, che una volta finito il manuale sappia quantomeno giocare. Invece, soprattutto nelle prime partite, il continuare a tornare al manuale, aspetta, questo come si fa, ah no, qua bisogna stare attenti perché c'è questa eccezione, eccetera eccetera, ragazzi, c'è poco da dire. Cioè, la prima partita e mezza ve la passerete con il manuale in mano a controllare 100 cose. Appunto, purtroppo ci sono tante eccezioni, tanti accorgimenti che si accavallano gli uni agli altri, e comunque alcuni di essi lasciano anche adito a dubbi interpretativi. In questo senso io credo che una FAQ fatta bene, compilata bene, anche fan-made, ma spero esca presto, perché sarebbe veramente d'obbligo. E detto questo, però, ragazzi, come evidenziato da Banda e da Ale anche, il gioco è accattivante, cioè ti tiene incollato, c'è poco da fare. Ale diceva giustamente, ci sono tanti giochi migliori da un punto di vista di regolamento, ma Cursed City, come tanti prodotti GV, ha quell'aura così accattivante, così che ti prende e ti trascina dentro una storia, dentro un mondo, che sei disposto a passare sopra anche a certe imprecisioni, a certe leggerezze, se vogliamo.
vogliamo, meccaniche. Inoltre, la natura sandbox, abbastanza tipica dei giochi di questo tipo della GV, lascia ampi margini di miglioramento grazie all'introduzione di house rule veramente minimali, ma che possono migliorare notevolmente l'esperienza di gioco. Perché vi dico questo? Perché ovviamente nelle community questo sono già partiti, cioè una volta che hanno fatto, i più scafati giocatori hanno cominciato a fare le partite di Crusade City, si sono accorti che c'erano delle cose che potevano essere migliorate veramente con pochissimo sforzo e si sono dati da fare immediatamente. In questo senso volevo evidenziare il nome di un utente di Board Game Geek, tale Peter Cooper, che al tempo di Warhammer Quest Silver Tower fece un lavoro mastodontico per creare un set di house rule che dessero la possibilità di giocare Silver Tower in modalità totalmente campagna. Ecco, lui ha introdotto parecchie cose, c'erano parecchie cose da stampare, lui aveva previsto un sistema anche un po' complesso di esperienza, ma di questo non ce ne curiamo. Ci curiamo del fatto che Peter Cooper per Crusade City ha fatto invece un set di regole di house rule minimali che cambiano pochi dettagli, ma rendono, tanto per dire, i tre tipi di spedizione base, ossia caccia, salvataggio e perlustrazione, molto più interessanti da giocare, innanzitutto perché ne abbassano i downtime, ovvero li ha resi molto più veloci da compiere, proprio come se fossero dei blitz, no? E che era, secondo me, l'intenzione originale dei designer, cioè tutte queste missioni che vi ho descritto prima comunque vi portano via un'ora e mezza almeno allo stato attuale delle cose. Peter Cooper ha fatto queste regole aggiuntive che veramente, ragazzi, vi sto parlando di quattro cose in croce che potete tranquillamente stamparvi su un foglio A4 e tenervi di fianco al tavolo di gioco mentre fate la partita, perché non comportano la stampa praticamente di nulla a parte delle regole stesse. E ne ha snellito il gameplay Peter Cooper e ha realizzato appunto quello che secondo me doveva essere in nuce il sogno degli sviluppatori di Crusade City, ovvero sia delle missioni lampo dove gli eroi arrivano, bam bam bam, ok, c'è da uccidere tot campioni, vai dentro, pam pam pam, in mezz'ora, 40 minuti, hai finito la partita, desettappi tutto e sei pronto per partire per un'altra spedizione. Cioè, cose molto più smart, molto più veloci, molto più anche che ti tengono sul filo del rasoio. In questo modo anche le fluttuazioni di paura e influenza incominciano ad avere un senso un po' più profondo. Ad esempio, un'altra cosa che lui introduce con delle altre house rule piuttosto semplici è proprio quello che vi dicevo prima, cioè l'influenza e la paura che determinano delle variazioni in base al loro valore. Una roba semplicissima, ragazzi, perché si tratta semplicemente magari di aumentare la resistenza dei nemici oppure il danno che loro fanno, e tutto tenuto in un A5 piccolino che vi stampate e vi tenete tranquillamente di fianco al vostro manuale mentre giocate. Questo per dire in sostanza che sembra che la GV per certi versi usi per i regolamenti dei giochi lo stesso approccio aperto a personalizzazione e customizzazione che ha per le sue miniature. Cioè, uno con le miniature della GV ci fa veramente quello che vuole, e sembra che per un qualche strano motivo anche i suoi giochi da tavolo debbano in qualche modo essere diciamo vittime di questa regola. E se da una parte appunto per le miniature è molto positivo, per i giochi un po' meno, ma comunque per fortuna, grazie a degli utenti veramente scafati come il buon Cooper, possiamo comunque goderci il gioco. Vi parlo con insistenza di questo utente perché io mi sono fatto circa una quindicina di partite, una dozzina di partite complete, e ho voluto testare queste regole, e vi assicuro, ragazzi, che il miglioramento è notevolissimo. Io ho fatto tutto l'ultimo terzo di partite a Crusade City con le regole di Peter Cooper, con le house rule di Peter Cooper, e vi dico che ne vale assolutamente la pena. E questo cosa per dire, cosa che comunque il gioco in generale è piacevole, e il discorso delle spedizioni appunto un po' migliorato comunque le fa diventare molto più interessanti, e perché di base il problema è che
tendono un po' troppo al grinding e poco allo sviluppo vero e proprio della campagna, e se non da un punto di vista meramente meccanico di controllo della paura dell'influenza o di miglioramento dell'equipaggiamento, come vi spiegavo prima. In questo modo, appunto, con queste house rule tutto diventa un pochino più godibile, diventa molto più fluido, ve l'assicuro, molto più fluido, e nel complesso il gioco ne guadagna, il gameplay ne guadagna. Per come sta comunque il gioco tirato fuori dalla scatola, come vi dicevo, soffre sostanzialmente di due grossi problemi: un'eccessiva facilità di certe situazioni di gioco, che facilità che però dipende troppo dal caso con cui si intersecano le tipologie di nemici, le attivazioni e gli altri 40 tipi di tiri di danno che bisogna fare sulle varie tabelle, quindi in certe quando va tutto male va tutto veramente malissimo, ecco, e questo può essere un po' frustrante. E l'altro problema, che è appunto, che forse l'avete capito durante l'ultima parte dell'intervento, è la ripetitività, perché tolto il fatto che abbiamo comunque una serie di cattivi piuttosto tosti da far fuori, perché oltre a Radukar abbiamo comunque altri 5 nemici da far fuori, i suoi scherani più fidati, quindi diciamo le boss fight ci sono e sono anche interessanti, perché vi assicuro che ciascuno di questi è veramente una noce da una bella noce da rompere. E però dall'altra parte il dover tenere sempre sotto controllo appunto paura e influenza affossa un po' il gioco alla lunga, perché tutto questo grinding, tutto questo fatto di avere 3 tipi di missioni da doversi barcamenare per tenere bassi questi valori è alla lunga è un po' stancante, posto il fatto appunto che se si usano le house rule tutto quanto diventa molto più snello, e quindi magari in una serata ti fai 3 missioni, ne fai una per tipo, ti diverti un casino, fai un sacco di esperienza, prendi equipaggiamento che ti permette di diventare più forte, la nuova arma, la nuova armatura e così via, e veramente, ragazzi, vi assicuro, diventa proprio molto più divertente. E per concludere devo fare un appunto molto importante, ossia non sottovalutate l'aspetto prettamente modellistico del titolo, perché ci sono più di 60 miniature all'interno del gioco che dovete assemblare, ok ragazzi, non sono già fatte, non è che aprite la scatola e vi trovate dentro le miniature già fatte come quelle di Zombicide o di altri titoli come Descent e così via. Qui ci sono 60 miniature che dovete assemblare, non è richiesta la colla quasi mai, diciamo, ma dovete mettervi di buzzo buono, con tanta tanta attenzione e una manualità che onestamente non tutti possono avere di base. Allora, io sono abbastanza appassionato dei prodotti GV, non è che passo i miei pomeriggi a montare miniature appunto di Age of Sigmar o di Warhammer 40.000, però posso dirvi che il monte ore totale per fare tutto per bene senza spaccare nulla, perché le miniature sono stupende ragazzi, ma la quantità di pezzi che possono rompersi per caso è veramente veramente alta, questo ve lo devo dire, io ci ho impiegato 6 ore di lavoro complete, ok? 6 ore tonde di lavoro per portare a casa il risultato, e senza fare troppi danni, perché alla fine comunque un paio di robette sono rotte, però vabbè. Va da sé che chi è appassionato dei materiali GV non può che gioire, perché ragazzi, e chi è appassionato di miniature in generale va detto, perché la qualità è estrema, cioè ci sono un paio di modelli che sono semplicemente spettacolari, non solo come pose ma anche come livello di dettaglio. La GV è ritornata veramente ad essere nei top level di produttori di miniature al mondo. È chiaro che però, ribadisco, non abbiamo le miniature monoblocco a cui ci ha abituato Zombicide o altri titoli, ci hanno abituato a Zombicide o altri titoli, ma bensì abbiamo delle sprue di plastica che vanno tagliate, i pezzettini vanno anche puliti un po' dalle sbavette e poi montate, e comunque poi sul tavolo fanno la loro porchissima figura, tra l'altro dei modelli veramente notevoli, ribadisco. Che dire ragazzi, concludo questo intervento fiume, mi perdonerete se mi sono dilungato, ma il titolo secondo me lo meritava per tutte le considerazioni che ho fatto fino adesso. Me ne permetto una con cui concludere, ossia il futuro purtroppo di Crusade City è abbastanza incerto, perché c'è stata una richiesta enorme che non è stata soddisfatta dalla GV. La GV stessa aveva in un primo momento detto che era un problema legato alle difficoltà di approvvigionamento e di produzione
che ci sono in questo periodo dovute alla pandemia, salvo poi rimangiarsi le cose e dire che non ci sarebbero stati rimpiazzi, non ci sarebbero state nuove stampe di Cursed City, poi di nuovo sì, poi di nuovo no. Allora, qua il problema è che tutti si aspettavano una nuova serie con una durata di almeno 2 anni, come era stato Blackstone Fortress, che ha avuto una serie di espansioni, una più bella dell'altra, di cui abbiamo parlato anche qua al DBC, e che per 2 anni è stato costantemente supportato dalla GV, appunto con articoli su White Dwarf, con un sacco di materiale aggiuntivo, 2 annual e via dicendo. Tutti si aspettavano che Cursed City avrebbe compiuto lo stesso percorso, e invece a quanto pare adesso il futuro, non dico che sia grigio, ma è quantomeno nebbioso, perché non si sa che cosa sarà di questo, di questo IP e di questa, di, se, se la scatola di Cursed City rimarrà una tantum e non verrà più sviluppata da GV o meno. Aspettiamo notizie, si presume che durante il mese di maggio qualche novità venga fuori. Io spero che questo titolo possa avere un seguito, ecco, delle espansioni. Sicuramente le avrà grazie all'ottimo lavoro che stanno facendo una marea di appassionati di Warhammer, di giochi GV e così via, come vi ho già detto, quindi tenete d'occhio il BGG, ma sta di fatto che ovviamente il prodotto fatto dalla casa madre ha sempre, probabilmente se non altro da un punto di vista produttivo, qualcosa di più, ecco. Fortunatamente le miniature per espandere il gioco grazie alle House Rule non mancano, perché Age of Sigmar è pieno di miniature favolose. Che dire, ragazzi, teniamo incrociate le dita. Vi dico, se volete comprarlo adesso state attenti, perché c'è gente che veramente ci lucra sopra un casino, però purtroppo le copie sono pochissime, quelle ancora disponibili, in italiano non so quante ne siano rimaste, in inglese ne sono rimaste poche. In questo senso c'è abbastanza testo sulle carte, e come vi ho già spiegato il regolamento ha bisogno di essere letto più volte, quindi se non siete più che in bolla con l'inglese risparmiate i soldi, a meno che non vogliate comprarvi solo le miniature, allora a quel punto va ben tutto. Però io spero veramente che Cursed City possa avere un seguito, possa avere delle espansioni, e come sempre se avete dubbi, domande, richieste, fateci un fischio, perché io per quanto posso vi rispondo, e spero in futuro di poter riprendere un po' il gioco, perché mi piacerebbe riuscire a esplorare ancora più a fondo questo titolo, che nonostante tutti i punti oscuri, tutte le ombre di cui vi ho parlato durante l'intervento, ha anche tutta una serie di luci che lo rendono entusiasmante, come purtroppo molto spesso accade per il nostro portafoglio, ovviamente, purtroppo molto spesso accade per i prodotti GV. Che dire, ragazzi, per Cursed City è veramente tutto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana. Ciao! Ciao ragazzi, bentrovati a questo intervento dedicato al mondo di Kickstarter, e in particolare bentrovati a parlare di un titolo attualmente in corso di campagna mentre ascoltate questo episodio. Parliamo infatti di My Father's Work. Adesso lasciamo perdere le facili battute, un titolo magari non propriamente ispirato, comunque gioco della Renegade Game Studios, che rappresenta il 12° progetto Kickstarter di questa compagnia. Adesso la Renegade non ha bisogno, non è una casa che ha bisogno di grandi presentazioni, anche se è giusto dirlo, non ha mai veramente smosso il mercato con i suoi prodotti, se non con la serie di Clank, e che comunque nasconde un paio di giochi che forse meriterebbero un po' più di considerazione, che sono passati molto in sordina, un po' perché in Italia credo non siano mai arrivati. Parliamo ad esempio di Covert o di Gravwell. Comunque è una casa che ha dalla sua diverse produzioni, più o meno riuscite. Sicuramente questo è il progetto un po' più interessante che ho visto pubblicare recentemente dalla Renegade. Veniamo a noi. Allora, My Father's Work, probabilmente se siete stati profilati come me, avrò fatto capolino fra le pubblicità suggerite, fra Facebook, Gazzetta dello Sport, eccetera. Comunque la pubblicità era ovunque. Arrivato a livello, cioè non ne potevo più, ho deciso di parlarne in episodio. Quindi, ragazzi, profilazione cookies hanno funzionato. Allora, ho deciso di parlarne perché? Perché volevo capire se effettivamente sto gioco era meritevole o meno. Cioè, se era la classica, ok, vi bombardo di pubblicità finché non ne potete più, oppure se sotto c'era veramente qualcosa di figo. Da questo punto di vista ho scoperto diverse cose parecchio interessanti. Quindi
ho deciso di parlarne un po' come se fossimo in una seduta di terapia da psicologo, ok? Cioè devo sfogarmi per la quantità di pubblicità che ho visto nelle ultime due settimane. My Father's Work è un gioco da 2-4 giocatori, competitivo, che vi vede erede di una tenuta in quello che potremmo definire un ridente villaggio gotico, ok? Che mi ha ricordato parecchio, ad esempio, la vicenda di Charles Dexter Ward, per citare Lovecraft, oppure, per essere un po' meno seriosi, Frankenstein Jr. Vostro padre, che è venuto a mancare, vi ha concesso un lascito, e questo lascito è formato da una tenuta appunto in questo villaggio, e un diario che riporta il segreto degli esperimenti che stava conducendo, segreti che sono decisamente creepy, raccapriccianti e decisamente non leciti. Armati quindi di una plancia dedicata a questa tenuta, di un libro rilegato che rappresenta il villaggio in questione e i luoghi iconici praticamente in cui potete mandare i vostri lavoratori a fare le varie cose, e appunto un set di lavoratori, siete pronti a iniziare. Allora, come detto, il gioco è un competitivo. Ognuno di noi ha, per così dire, questa da gestire la propria tenuta, da gestire i propri lavoratori composti in questo modo. Ci siete ovviamente voi, c'è la vostra sposa, ci sono i vostri servitori e poi ci sono i caretaker, che sarebbero i custodi, un po' come Igor, per citare nuovamente Frankenstein Jr. Ecco, il gioco quindi si basa su una meccanica molto semplice di piazzamento lavoratori che sono divise in varie tipologie con abilità diverse. Adesso le vedremo un po' analizzando in profondità il gioco. Quindi essenzialmente noi dovremo, turno dopo turno, andare a compiere questi esperimenti deviati, cercando di arrivare, se possibile, non è indispensabile, se possibile arrivare a completare la grande ricerca di nostro padre. Non è necessario per vincere, però ovviamente chi ce la fa guadagna un boato di punti, e questo mi porta a dire sì, si vince con i punti vittoria. Il gioco è diviso in tre generazioni, a loro volta divisi in tre round, che sono diciamo early age, quindi la prima età, l'età adulta e l'età matura, tra virgolette. Quindi noi scandiremo questa ricerca in tre generazioni che seguono appunto il lavoro di nostro padre. Ecco, il gioco in sé è strutturato in modo da avere a disposizione i nostri lavoratori. Noi li mandiamo in città, li mandiamo a fare esperimenti all'interno della nostra tenuta e via dicendo, e per farlo dobbiamo tenere a bada diverse cose. Ovviamente c'è da curare intanto la nostra immagine, quindi noi muovendoci e concludendo determinati esperimenti andiamo ad aumentare la nostra creepiness, cioè il nostro apparire appunto raccapriccianti agli occhi della popolazione, e allo stesso modo la tolleranza della popolazione alla nostra presenza può abbassarsi fino a diciamo scatenare il peggio. Questo è rappresentato da una track in cui noi avanziamo con la nostra, diciamo, le nostre stranezze, e dall'altra parte, in pratica, i villici armati di forcone diminuiscono la propria tolleranza alla nostra presenza. Se questi due token vanno ad incontrarsi, scatta la caccia alle streghe, ok? Arrivano armati di torce e danno fuoco a tutto. Ecco, quindi dobbiamo comunque essere presenti a livello di villaggio, che so, andare in chiesa, fare una donazione, ma certo che vi dono i soldi per costruire l'ospedale, ci mancherebbe altro, sono, cioè, in fondo, chi credete che io sia? E poi magari nella nostra tenuta abbiamo messo la stanza dove sezioniamo gli animali, scusatemi animalisti, perdonatemi, però purtroppo è così, cioè nel gioco c'è anche sta roba qua, e lo facciamo ovviamente di nascosto a tutti e tutti. Ecco, quindi c'è appunto da gestire questa nostra questo nostro apparire in pubblico, mostrarci in pubblico, e il nostro comunque curare interessi sempre più deviati all'interno della nostra tenuta. Inoltre, anche i lavoratori sono da utilizzare in modo molto particolare. Quando noi iniziamo abbiamo a disposizione una tipologia di lavoratore per ogni classe. Ad esempio, i custodi possono lavorare soltanto all'interno della tenuta, e sono fondamentali perché i lavori all'interno della tenuta sono tutti lavori deviati, ok? Condurre gli esperimenti,
andare a registrare le attività che le scoperte che abbiamo fatto, avere a che fare con gli ingredienti, e immaginatemi che sto facendo le virgolette, quindi varie cose che disturberebbero, ad esempio, se noi mandassimo la nostra sposa. E qui viene il bello: se noi fossimo costretti a utilizzare un lavoratore che non sia un custode all'interno di un lavoro, invece all'interno della tenuta, questo può provocare la fuga del lavoratore. È una delle modalità proprio di piazzamento. Senza andare troppo in dettaglio, comunque, l'altra peculiarità è che noi, ad esempio, quando andiamo al villaggio, abbiamo la possibilità di fare un'azione due volte. Perché? Perché noi siamo noi, cioè noi siamo il boss. Ecco, è un gioco quindi incentrato essenzialmente su questa dinamica del mando lavoratore X nel posto Y, raccolgo gli oggetti che mi servono, conduco i miei esperimenti e soprattutto registro ciò che faccio. Avevo accennato prima che il gioco si divide in tre generazioni. Questa cosa è fondamentale, perché se noi arriviamo al termine della nostra generazione senza aver lasciato nulla a chi ci segue, in ogni caso chi verrà dopo di noi sarà un po', dovrà avere un attimo per raccapezzarsi con quello che abbiamo fatto. Cioè, anche noi stiamo lasciando qualcosa al nostro figlio, a nostra figlia, che prenderà, porterà avanti la nostra ricerca. Ecco, ovviamente tutte le risorse che avevamo spariscono. La tenuta rimane com'è, perché quella ovviamente è un'eredità fisica, tangibile, immobile, ok? Immobiliare, anzi direi. E quindi tutto quello che abbiamo fatto permane. Però se noi non abbiamo c'è proprio l'azione a registrare, record, praticamente scrivere il diario, registrare il lavoro compiuto, se non lo facciamo, ovviamente tutto quello che abbiamo fatto e che non è stato messo nei diari verrà perso e le nuove generazioni dovranno ricominciare da capo. Quindi c'è anche questa parte gestionale estremamente importante ai fini della vittoria della partita. Quello che riguarda invece il villaggio in sé, bisogna dire che il villaggio, così come la nostra tenuta, nell'arco di queste tre generazioni si svilupperà sempre di più. E si svilupperà in base alle decisioni che noi prenderemo, alle ricerche che noi compiremo e al modo che avremo di porci con gli abitanti di questo villaggio. Voi mi direte, ma come si fa a registrare questa cosa? E arrivo ai due punti fondamentali di questo titolo. Il gioco in sé è scandito da una serie di scenari. Al momento ne sono stati annunciati tre in campagna, che sono stati sbloccati a livello di stretch goal. Il primo è lo scenario della The Coast of Disease, praticamente la febbre gialla che ha colpito il villaggio. Ogni scatolina contiene una serie di token, carte e risorse, lettere, eccetera, che vanno a raccontarvi una storia. Appunto, la storia, come dicevo adesso, dello scatenarsi della febbre gialla all'interno del villaggio. Nel secondo scenario sbloccato, Fear of Unknown, paura dello sconosciuto, la regione è scossa da alcune tradizioni superstiziose, quindi tradizioni che non si mischiano bene con la morale, la rigida morale della Chiesa. Perciò è essenzialmente una caccia alle streghe, ok? Anche lì lo scenario cambia quello che è la base del gioco e dà proprio una serie di regole temporanee che vanno ad arricchire la vicenda e soprattutto raccontano qualcosa che avviene mentre noi stiamo conducendo gli esperimenti e alterano il modo in cui noi interagiamo con il villaggio e anche, penso, perché questo non possiamo sapere, con la nostra tenuta. Infine, l'ultimo scenario sbloccato è Tempo di Guerra, lo spettro della guerra che sta colpendo questo piccolo villaggio. Anche lì, ovviamente, stiamo sempre arricchendo con qualcosa di particolare. Direte, tre scenari sono pochini e avete assolutamente ragione. Altri due sono già stati sbloccati, arrivando a 5 essenzialmente. Però la particolarità, e qui è l'ultimo punto, e credo che anche quello fondamentale del gioco,
è che tutta la vicenda è gestita da un'app. Ok, se adesso mi state odiando perché non l'ho detto subito, in realtà ragazzi, fermatevi un secondo. L'app, che è sia web-based, quindi può essere gestita da sito, sia disponibile per iPhone, per Android e per Windows Phone, è un sistema di salvataggio e di raccolta di informazioni, ok? Vi aiuta a dipanare questa rete di eventi, accadimenti che si sviluppano in base alle nostre decisioni. Una delle cose che hanno più tenuto a spiegare a livello di campagna è che ogni singolo scenario è rigiocabile decine, centinaia, migliaia di volte senza mai avere la stessa esperienza, perché la somma delle decisioni e dei comportamenti di un singolo giocatore va a creare diversi livelli di sviluppo della storia. Considerate che ogni singolo scenario porta con sé almeno una decina di pagine di villaggio in cui praticamente il villaggio cambia a seconda delle scelte che abbiamo fatto. Qui non utilizzeremo sempre lo stesso villaggio, ma in base a ciò che facciamo ci sarà uno piuttosto che un altro. Sono minimo 10 versioni ogni volta. Quindi la combinazione di queste cose dà enorme sviluppo alla vicenda e sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, tenere traccia di tutte le cose che facciamo. Ad esempio, la decisione che noi adesso abbiamo preso, che so, costruire un dungeon sotto la nostra casa, rifiutare di dare i soldi alla chiesa della città o cose simili, sto buttando a caso, immediatamente non avranno ripercussioni sul giocatore, ma potrebbero avere ripercussioni in età più avanzata o addirittura nella generazione successiva. Quindi, se noi dovessimo tenere traccia di tutto questo, l'esperienza di gioco ne sarebbe un po' inficiata, ci sarebbe un bookkeeping tale da rendere magari difficile ricordare tutto. L'app in questo viene assolutamente in aiuto, a supporto fondamentale, quindi è necessario giocare con l'app. Questa generazione di eventi casuali però ha un altro limite: non esiste una modalità solitaria di My Father's Work. Infatti è già stato commentato a livello di campagna, anche se in molti lo stanno ancora chiedendo, non c'è una modalità solitaria al momento. Perché? Perché la somma delle decisioni incrociate dei giocatori a dare il là allo sviluppo della storia e della narrativa che sottende il gioco. Come avrete probabilmente intuito, la presenza di forte narrazione all'interno delle scelte che noi facciamo, probabilmente flavor text, ma dato che stiamo giocando una storia attraverso gli scenari è anche necessario avere una buona conoscenza dell'inglese, ecco, la presenza di una storia obbliga anche a parlare della lingua del gioco. Il gioco sarà disponibile in inglese, al momento è previsto solo il francese come lingua alternativa, non sono state annunciate altre lingue, non so se ci sono case italiane interessate al momento in cui sto registrando, di conseguenza io alzo le mani. Sicuramente serve un'ottima conoscenza della lingua inglese. Occhio, la parte di app è già stata annunciata come letta, è comune a tutti. Non so se ci sono magari degli annunci che devono essere tenuti segreti, allora che so, l'app deve passare in mano al giocatore X che deve leggere la sua parte. In quel caso è fondamentale che tutti al tavolo sappiano l'inglese. Io sarei per suggerirvi comunque che tutti abbiano una conoscenza media, medio buona, per poter affrontare un gioco come questo. Poi vabbè, sono stati sbloccati gli organizer della Game Trays, quindi organizer in plastica, coperchi eccetera, per facilitare il setup eccetera. La board del villaggio essenzialmente è una board che ospita le varie track e ci si appoggia sopra il libro con le pagine del villaggio, che vengono poi girate a seconda delle necessità. La plancia della nostra abitazione, che tiene traccia delle quattro tipologie di percorso di studio, quello ingegneristico, quello botanico, quello occulto e non mi ricordo il quarto, sono tutte quante dual layer, quindi voi praticamente costruite all'interno proprio di questa plancetta, incastrando le stanze aggiuntive che creerete, muovendo i cubi per selezionare i record, cioè le registrazioni dei vostri lavori e via dicendo. C'è poi un altro elemento che a me è piaciuto molto a livello pratico e anche dinamico, ovvero la presenza della follia. Via via che voi
cadete vittima delle compulsioni di vostro padre e le fate vostre, salite su una track della follia. Questa track della follia vi obbligherà a... non è necessariamente una sfiga, non è necessariamente un male essere un po' folli, ok? La follia vi può anche aiutare regalandovi delle compulsioni che, se completate, cioè se accettate, vi danno anche punti vittoria a fine partita. Però occhio, se non le tenete a bada, possono trasformarsi in disturbi mentali invece abbastanza gravi, che invece vi danno dei malus proprio di gestione del vostro personaggio, della vostra tenuta. Insomma, vi danno delle limitazioni che a volte corrispondono anche a delle rimozioni di punti vittoria. Quindi è una cosa che va, diciamo, studiata bene partita dopo partita. La componentistica, almeno quella che hanno mostrato e che è disponibile su qualche video review delle copie demo state mandate ad alcuni recensori anglofoni, sono stupende, cioè le componenti sono stupende. Abbiamo questi meeple con praticamente la colorazione, l'applicazione termica del disegno, per cui rappresentano vari animali. Abbiamo i coffin, cioè le bare. Abbiamo i vasetti proprio in legno col tappo in sughero, cioè cura dei dettagli elevatissima. Abbiamo le miniature, vabbè, da quello che si è visto non sono molto dettagliate, carine, ma niente di che, con le basette differenziate in modo da facilitare il riconoscimento di un soggetto piuttosto che un altro. Abbiamo infine questo bellissimo libro che riporta le varie pagine del villaggio. Ecco, questa devo dire è una bella integrazione, perché facilita, diciamo, a corsa un setup che non sembra così breve, e anche lunghissimo, ma non così breve. Qui abbiamo più o meno, spero di avervi più o meno inquadrato col gioco. Abbiamo quindi un piazzamento lavoratori con contenuti fortemente narrativi, quindi occhio, perché il turno di gioco sarà scandito dalla lettura di alcuni paragrafi o dall'ascoltare l'app. Bisognerà registrare sull'app alcune scelte che facciamo per facilitare appunto lo sviluppo della storia. Ci sarà infine la possibilità di salvare la partita, e questo è l'ultimo argomento del mio intervento prima di andare alle conclusioni. È annunciato come gioco da 120 minuti, circa 30-40 minuti a giocatore, però se andate a vedere bene la campagna, anche la pagina di BGG, scoprirete che da qualche parte è scritto anche 180 minuti. Interrogato riguardo, l'autore, che ha anche fatto un bellissimo video di Ask Me Anything, cioè praticamente lui si è sottoposto a un interrogatorio da parte dei Baker, che io ho trovato favoloso, infatti vi consiglio di andarvelo a vedere. Tanto parlo un ottimo inglese, quindi è facilmente comprensibile se conoscete un po' la lingua. Ecco, gliel'hanno chiesto, è una delle domande fondamentali che gli è stata posta, la durata del gioco. Ha detto che praticamente le prime partite, soprattutto le prime partite, le tre ore si arrivano facilmente ad occupare. E qui viene in aiuto l'app, perché è tranquillamente possibile interrompere la partita in qualsiasi momento, salvando la situazione attuale e ripristinandola nel momento in cui noi avessimo l'opportunità di rigiocare. Quindi dividendo in due, facendo magari una sosta, ok? Potete anche fare una sosta dopo un'ora e mezza di gioco, interrompete, relax 10 minuti e poi tornate cattivi sulla copia, oppure dividete in due serate, si può fare. A livello di setup, c'è da ricordare la composizione della propria plancia, basta anche una fotografia, non occorre fare molto altro, e la posizione delle varie track, né più né meno, quindi si fa senza grossi problemi. Tutto il resto è depositato all'interno dell'applicazione e verrà riportato alle condizioni di interruzione partita per poter ricominciare appunto dove avevamo smesso di giocare. Allora, cosa ne penso del gioco? Il titolo ha un costo abbastanza importante, parliamo di $99, quindi 83-85 euro, con una spedizione che invece si assesta sui $20, quindi diciamo 14 euro, che è assolutamente onesta, in linea con, in realtà più economica di tante altre comunicate. VAT è già compreso, quindi niente sorprese tipo qui minor not, quindi diciamo non ci sono più 22% per l'Italia, non c'è queste robe qua, no, sono 99, sono $120 all'incirca
parliamo di un centinaio di euro per la copia completa. E questo gioco sarà disponibile solo su Kickstarter, quantomeno così è stato annunciato. Quindi non sarà poi disponibile nel mercato retail, a meno di trovare qualche negoziante che ne ha acquistata qualche copia e appunto approvvigionarsene in quel modo. È un titolo, dicevamo, in inglese o francese, non è stata annunciata nessun'altra lingua, mancano ancora per la chiusura della campagna, mancano ancora una decina di giorni, se non ricordo male, devo fare un attimo i conti, no, dal momento in cui registrerete mancano un paio di settimane, quindi avete ancora tutto il tempo, c'è tempo di valutare e capire se anche in italiano sarà presentato, cosa ne penso. Credo che questo sia uno dei progetti più ambiziosi della Renegade. Io non sono un fanatico del gioco senza dispositivi elettronici, non ho problemi a giocare anche se c'è un'app che comanda che scandisce i turni. Ecco, avrei preferito una modalità solitaria, quella indubbiamente sì. La sua assenza mi lascia un po' perplesso, soprattutto per un gioco di 3. Io anche un gioco di 3-4 ore non avrei avuto problemi a intavolarlo da solo. Ma bisogna avere anche un gruppo di gioco tale da accettare quel tipo di esperienza, e non tutti i gruppi di gioco sono abbastanza permeabili a una proposta di piazzamento lavoratori così lungo. Un piazzamento lavoratori di 3 ore, ragazzi, sono 3 ore, e non a tutti piace l'idea del bloccare temporaneamente la partita per leggere o sentirsi leggere un estratto narrativo che magari tra l'altro riguarda un altro giocatore e neanche noi. Ecco, nonostante poi la plancia sia comune, dovete pensare che ci siano 4 tenute che comunica con un unico villaggio, pensa a sti pori sfigati come sono messi. Ecco, probabilmente l'ideale sarebbe da giocare in 2, massimo 3, per accorciare un po' i tempi. In 4 già la vedo più ardua, bisogna sicuramente provarlo. Io però sono enormemente intrigato dal titolo, sarà perché comunque a me il piazzamento lavoratori piace. Il setting un po' gotico, vittoriano, horror ci sta, non è la solita roba la Lovecraft, non è la solita roba horror, c'è un po' di depravazione dentro per questi esperimenti in cui noi praticamente cerchiamo come ottenere la licantropia piuttosto che il viaggio nel tempo. L'app, ripeto, a me non dà fastidio e secondo me dà una profondità enorme. Bisogna capire per quanto tempo verrà supportata. Se è gestita da sito, ecco, ad esempio, quella io la trovo una roba molto utile per preservarne la permanenza anche in futuro. Anche perché, vabbè, se probabilmente è scaricabile in qualche modo, si può estrarre e quindi utilizzare poi anche un domani su vecchi dispositivi. Sugli smartphone, cioè io ho bisogno di uno schermo decente, spero sia rilasciato anche ad esempio su Steam, questo darebbe ulteriore, diciamo, permanenza a livello cronologico in futuro del sistema di gestione. Componentistica di gran lusso, mi piace enormemente quello che hanno presentato, quindi da questo punto di vista non posso dire assolutamente nulla. Ecco, è necessario provarlo, e questo credo di averlo detto tipo 10 volte. Per me è un enorme sì. Un enorme sì, con un prezzo sostenuto, senza ombra di dubbio, prezzo probabilmente giustificato proprio dall'applicazione. Io temo che la presenza dell'app e lo sviluppo necessario per proporla abbia contribuito ad aumentare di una ventina di dollari quello che è poi la percezione vera di quello che ho io come prodotto. È una bella scommessa che al momento sembra comunque aver ricevuto un buon apprezzamento, più di 400.000 euro raccolti a fronte di un ridicolo target di 8.000. Ne ho scherzato durante l'introduzione dell'episodio, quindi su questo non aggiungo altro. Ecco, forse sono plagiato dall'enorme pubblicità che ho sentito, sì. Forse sono un po' traviato dal setting, assolutamente sì, perché comunque mi ha ispirato a bomba. Mi preoccupa un po' la Renegade, lo ammetto candidamente, non me ne vogliano, però non avendo mai fatto titoloni ho un po' paura, ho un pochino paura ad affrontarlo, però senza ombra di dubbio le potenzialità ci sono.
Infine mi preoccupa molto la durata. 3 ore è veramente una durata enorme. Ok, possiamo salvare, ma nessuno piace lasciare a metà una partita. Non so voi, io odio l'idea di lasciare a metà una partita perché ma poi riusciamo a trovarci, ma siamo di nuovo tutti quanti. Ci ricordiamo dove eravamo rimasti, chi toccava. Certo, te lo dirà l'app, però non è mai il massimo. Io spero che siano più veritieri i 120 minuti, male che vada ci giocheremo in 2 o in 3. Detto questo ragazzi, My Father's Work, Kickstarter, conclusione il 14 maggio, fateci un pensierino. Ciao, alla prossima. Eccoci qua, cari cultisti, cari cultiste, io sono Jack e oggi parliamo di Tiny Epic Galaxies. Un piccolo gioco tascabile del 2015 della Gamelin, parte della leggendaria serie Tiny Epic, in questo caso il gioco di civilizzazione spaziale della lunga e fortunata serie di giochi tascabili appunto della Gamelin, portato in Italia da Jokix, originariamente rilasciato nel 2015. Tiny Epic Galaxies è un gioco molto particolare perché in un piccolo formato si presentava come l'alternativa a giochi di grandi dimensioni. E sì, perché sostanzialmente il genere a cui appartiene Tiny Epic Galaxies è quello dei 4X, delle 4X. Che cosa sono queste 4X? Sono una sigla comoda per identificare un certo tipo di giochi che normalmente hanno tutt'altra, come dire, importanza, tutt'altra grandezza. Le 4X, per chi non lo sapesse, sono Explore, Exploit, Expand e Exterminate. Sono sostanzialmente le quattro tematiche fondamentali che soggiacciono a questo tipo di giochi. E sono giochi che sostanzialmente di solito sono riconosciuti per la lunghezza, per l'estremo impegno richiesto al tavolo, per la quantità sterminata di componenti e la vastità regolamentare. Ma che cosa sono queste 4X? Per chi non lo sapesse, Explore è appunto l'esplorazione, Exploit è lo sfruttamento di risorse, quindi la gestione risorse un po', se volete, alla Eurogame, Expand, cioè quindi l'espansione che arriva inevitabilmente a sfociare nell'exterminate, cioè nella guerra, nel confronto con gli altri giocatori al tavolo, confronto molto spesso militare. E quindi io quest'oggi, per chi dipendentemente dall'ora in cui mi ascoltate, dicevo, quest'oggi ho deciso di parlare di Tiny Epic Galaxies appunto facendo un viaggio attraverso queste 4X per capire cosa ci aspetta nel gioco e del perché in soli 40-45 minuti e con un costo limitato e con pochissime componenti questo gioco riesce a essere una valida alternativa a cugini molto più grandi, molto più costosi, molto più impegnativi al tavolo, sia per lunghezza, sia per appunto vastità regolamentare, sia per tutta un'altra serie di aspetti che adesso vedremo. Quindi, partendo dalle 4X, riflettiamo e andiamo a vedere che cos'è Tiny Epic Galaxy. La prima X è l'explore, cioè l'esplorazione. L'esplorazione in questo caso non è fatta, beh, innanzitutto ecco, faccio un passo indietro. Quali sono i parenti 4X di Tiny Epic Galaxies? Di fatto i grandi padroni del genere sono Eclipse, neanche nella sua seconda edizione, e ovviamente Twilight Imperium, che sono ovviamente giochi giganteschi. Se non li conoscete, vi invito ad andarveli a vedere su Boarding Geek o su altre fonti di informazione, sicuramente le fonti non vi mancheranno. E l'esplorazione in questo gioco è semplicemente data da un mercatino di carte, ogni carta rappresenta un pianeta su cui si può atterrare e porre la propria colonia per poterne sfruttare il potere in modo a tempo indeterminato, oppure pianeti
attorno ai quali si può orbitare per sfruttarne il potere in una specie di one shot in cui voi sfruttate solo per un momento quel pianeta finché qualcuno non l'ha colonizzato definitivamente e riuscite a ottenere quel potere per riuscire a farlo combinare con le azioni base che vi vengono concesse ogni turno. Azioni base che sono date dal lancio di alcuni dadi che vi diciamo permettono di fare le azioni uscite appunto sui dadi stessi. Sono dadi custom e ci sono, le azioni sono tutte quelle che potete fare nel gioco, quindi muovervi, sfruttare le colonie, aumentare la cultura, aumentare l'economia, tutte quelle risorse che vedremo poi nella seconda parte di questo intervento, quello dedicato appunto all'exploit, la seconda X. La seconda X, exploit in inglese, vuol dire sfruttamento. Sfruttamento, quindi sostanzialmente raccolta e management, diciamo gestione delle risorse che vi trovate a vostra disposizione e che dovete cercare di sfruttare nel miglior modo possibile. Qui c'è l'aspetto più da Eurogame di Tiny Epic Galaxy, quello più scientifico, quello più meccanico, in cui dovete cercare di equilibrare l'utilizzo delle vostre risorse per ottenere il miglior risultato nel minor tempo e con la minor spesa possibile. E come si ottengono queste risorse? Attraverso il lancio di dadi e quindi molto molto semplicemente, al contrario di appunto giochi come Twilight Imperium o Eclipse, che prevedono proprio lo spostamento e la gestione anche di mezzi che servono per raccogliere queste risorse. Qui in Tiny Epic Galaxy è tutto molto più semplice, tutto molto più immediato. Queste risorse sono varie. In Epic Galaxies abbiamo per esempio l'energia che serve per far crescere il vostro potenziale, c'è l'economia, la cultura che servono entrambi per colonizzare i pianeti e quindi acquisire nuove risorse o acquisire nuovi poteri speciali. E la cosa bella è che ogni carta, ogni pianeta è unico all'interno del gioco, quindi tutto il deck di carte promette una grandissima varietà tattica, e per cui decidete come investire le vostre risorse per poter arrivare per primi a colonizzare il pianeta e quindi metterlo nella vostra riserva, fare i punti vittoria legati a ogni singolo pianeta e a quel punto riuscire a creare delle combinazioni e dei veri e propri motori per essere sempre più bravi ed efficienti nel creare risorse nuove da sfruttare. E qui arriviamo al terzo punto del gioco, che è alla terza X, che è l'espansione Expand. L'espansione che in questo gioco non si sviluppa in modo orizzontale, ovvero come dire spaziale, scusate gioco di parole, quindi con tante navi in tanti pianeti diversi che raccolgono e diciamo vi aiutano a gestire il flusso di risorse, ma attraverso appunto la vostra crescita come civiltà intergalattica, in cui praticamente più pianeti riuscite ad avere, più poteri avete, più avete punti vittoria, più siete bravi nel produrre risorse, danneggiare i vostri avversari, creare tutta una sorta di vantaggi per voi e per la colonizzazione di nuovi pianeti e quindi per l'acquisizione di ulteriori punti vittoria. L'espansione in questo gioco appunto è data esclusivamente dall'acquisto di carte che vi permettono appunto di espandervi in questo modo. Tuttavia, questo ci porta a una riflessione importante riguardante l'esperienza di Tiny Epic Galaxies, che è quella dell'escalation. All'inizio siete molto lenti, molto inefficienti nel conquistare i pianeti e nel porvi le vostre colonie. Più andate avanti, più diventate forti in alcuni aspetti di questo tipo di espansione, più il gioco va in escalation, i turni diventano più complessi e più soggetti all'utilizzo di combinazioni, di vere e proprie combo. Ovviamente la corsa, essendo a 20 punti vittoria, capite come il gioco si sviluppa in maniera geometrica. Siete molto lenti all'inizio, siete super efficaci alla fine
E in effetti cercare di capire quando finirà la partita, in quanti turni ancora, e per quanti turni ancora avrete la possibilità di giocare prima che un giocatore raggiunga i 20 punti vittoria e triggeri la fine della partita, è fondamentale se si vuole vincere a Tiny Epic Galaxies. Non è una feature che troviamo in pochi giochi, ma è una feature che io apprezzo moltissimo perché vi dà un modo di riflettere molto smart e molto figo, in cui dovete veramente essere bravi a capire quando terminerà la partita, come terminerà la partita, se volete fare voi il rush per chiudere prima che i vostri avversari riescano a costruire imperi ancora più grandi del vostro e, diciamo in altre parole, superare i vostri punti vittoria. E quindi devo dire che questa è la parte più affascinante di questo gameplay, ottenuta fra l'altro in un modo estremamente minimale, perché è vero che ci sono pochi elementi e alcuni sono addirittura molto comunque abbozzati. La crescita del vostro impero è semplicemente un numero progressivo che si alza man mano e vi dà l'accesso a sempre più dadi azione, ma è tutto lì, non ci sono vasti territori da tenere sotto controllo, posizioni da difendere e, diplomazia da sviluppare. Qui è tutto nella vostra piccola plancia giocatore, tutta la vostra crescita, il numero di razzi che potete mandare ad esplorare e a conquistare i pianeti cresce, e così crescono anche i vostri avversari in maniera veramente omogenea. È veramente difficile che ci sia un cosiddetto runaway leader, qualcuno che si invola verso la vittoria. È chiaro che qui ci sono tutta una serie di scelte. Andate a conquistare un pianeta che dà molti punti vittoria ma richiede moltissime risorse, o andate per conquistare diversi pianeti molto più veloci da colonizzare. Anche qui è tutto un'osservazione di quello che sta accadendo, di come si stanno comportando i vostri avversari, del modo migliore per fregargli quel pianeta all'ultimo momento, oppure occuparvi di altro e quindi non confrontarvi direttamente con loro. Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare che rendono il gioco sempre vivo e sempre interessante, nonostante la mancanza di, appunto, un vero e proprio sviluppo orizzontale ricco e variegato come quello degli altri, dei normali 4X, che ovviamente non sono solo quelli interstellari come per esempio Eclipse, ma sono anche per esempio di civiltà come ad esempio il Clash of Clans di cui abbiamo parlato a inizio puntata, o ancora il Civilization di Sid Meier, perché il genere comunque è quello, cambia solo l'ambientazione. Però in Tiny Epic Galaxies il vantaggio è riuscire a in pillole condensare tutta questa serie di emozioni, tutta questa serie di ragionamenti e farveli, godere in pochissimo tempo. È chiaro che non è un'esperienza che sostituisce questi grandi giochi, ma è un'esperienza che prepara a questi grandi giochi, o che la può sostituire soltanto se avete poco tempo, se avete amici al tavolo che hanno poca dimestichezza con certi tipi di giochi e che magari soprattutto non hanno un pomeriggio da spendere per magari un'unica partita. Terminiamo con la quarta X, che è Exterminate, il vero e proprio aspetto più conflittuale di questo tipo di giochi: le battaglie, il conflitto militare, l'imposizione della propria volontà su un avversario, che passa attraverso normalmente le attività belliche che voi avete preparato nella fase di espansione. In questo gioco non esiste una vera e propria conflittualità bellica tra giocatori. Quello che è possibile fare è sfruttare alcuni pianeti che hanno il potere di affossare in maniera anche piuttosto pesante in certi casi lo sviluppo delle civiltà avversarie. E quindi è soltanto attraverso una scelta consapevole che voi attivate una conflittualità contro gli altri giocatori, perché normalmente potreste anche portare avanti la partita con pianeti che vi portano vantaggi solamente a voi e che vi aiutano soltanto a correre più velocemente verso quel traguardo dei 20 punti.
E invece con una tecnica più aggressiva, quindi con l'acquisizione di pianeti che comunque daranno punti vittoria, ma che come potere danno malus a tutti gli altri, riuscite a, non siete voi che correte più veloce, ma rallentate tutti gli altri. E quindi anche qui una scelta. Questo secondo me è un aspetto molto smart, molto furbo di Tiny Epic Galaxies, che evita tutto il sottogioco della guerra, della conflittualità, che è parte integrante però dei normali 4X. Chiaramente ci sono pro e contro rispetto a questo approccio. A me per esempio non fa impazzire la parte di conflitto militare, però lo accetto, e quando gioco un 4X come ad esempio il mitico Twilight Imperium, so che è anche bello che questo aspetto si sviluppi nella plancia. In Tiny Epic Galaxies questa cosa non c'è, e probabilmente potrebbe mancare ad alcuni giocatori, soprattutto i più esperti, i più navigati. Io non ne ho sentito la mancanza, non mi aspetto che un gioco tascabile di queste dimensioni mi dia anche tutto il sottogioco dell'aspetto militare, che ovviamente è spesso come dire, un vero e proprio gioco nel gioco, in cui voi dovete valutare attentamente i meccanismi creati dagli autori per sviluppare i conflitti e agire di conseguenza. Qui il problema non esiste, e anche per questo Tiny Epic Galaxies è un prodotto così compatto e che si sviluppa in così poco tempo, perché appunto la guerra porta via anche tante ore all'interno di uno sviluppo di un normale 4X. E quindi arriviamo alle considerazioni finali. Io sono un grandissimo fan di questo gioco, perché trovo che non ci siano molti altri contender su questo che riescano a darvi queste emozioni in così poco tempo e in così poco impegno in generale. Forse c'è 8 minuti per un impero che dava qualche, come dire, una specie di risico in mezz'ora molto più tranquillo e molto più compatto, però Tiny Epic è un prodotto 4X davvero completo, se ovviamente eccettuiamo l'aspetto della guerra della quarta X, l'exterminate. E secondo me è un prodotto irrinunciabile per chi cerca questo tipo di esperienze, ma ha spesso l'impossibilità di farle, ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di esplorare una galassia nuova. E come ultima nota meccanica che ho trovato molto originale, vi dà anche la possibilità di giocare in maniera tattica, perché oltre alla gestione delle risorse, della crescita oculata della vostra civiltà, esiste questa piccola meccanica originale, che è la cosiddetta meccanica del follow, del seguire le azioni avversarie. Spendendo un punto di cultura, una delle currency del gioco, voi potrete copiare l'azione di un vostro avversario, e questo è fondamentale perché molto spesso questo vi triggerà azioni fuori turno che riescono a darvi quel plus tattico strategico che vi serve poi per preparare meglio i vostri turni o per fare quel piccolo scattino in avanti che serve per conquistare per primo un pianeta. La corsa ai pianeti, che ovviamente è uno degli aspetti più di interazione del gioco, acquista, come dire, un colore e una pienezza che vi fanno, come dire, mancare un po' meno tutto quello sviluppo classico dei più grandi giochi 4X, e vi dà una varietà di gestione delle risorse che secondo me davvero riempie anche gli ultimi buchi che potevano rimanere, o gli ultimi dubbi che potevano rimanere nell'approcciarsi a questo gioco, che poteva magari sembrare un po' piatto, forse un po' ripetitivo. E invece, grazie a questo piccolo accorgimento strategico, riesce a completare un'esperienza piccola, come si dice in Veneto, ma struccata, cioè piccola ma ben compressa.
un piccolo grande classico, quindi, che rimane nel tempo, ormai sono 6 anni dalla sua uscita, rimane uno degli esperimenti meglio riusciti della Evelyn, che ha portato numerosissimi ormai titoli Tiny Epic alla nostra attenzione, ma questo ha un posto speciale nel mio cuore e tuttora nella mia collezione. Grazie a tutti per essere stati qui con noi anche questa settimana. Un saluto da Jack e, come sempre, ci vediamo dall'altra parte. Alla prossima!